Oggi, 20 anni fa, cadeva il muro di Berlino e oggi noi invece tutti i giorni parliamo di Unione Europea. È difficile pensare che appena 20 anni fa un muro spaccava in due parti l'Europa, est e ovest. E in questo giorno, 20 anni fa, quando molti di noi avevano pochi mesi o non erano ancora nati, come è stato scritto, cadeva un muro e migliaia di persone passavano da un confine all'altro di quel muro perché per tanti anni aveva rappresentato la divisione e una possibile guerra che poteva scatenarsi in ogni momento. Oggi invece noi abbiamo la possibilità di vivere in un'Europa che cerca l'integrazione, cerca la pace e lo sviluppo economico e sociale. Abbiamo qui con noi oggi il professor Luigi Vittorio Maiocchi dell'Università di Pavia, professore di storia dell'Europa occidentale e militante federalista dal 1955, e il professor Roberto Castaldi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, professore di relazioni internazionali e segretario del Movimento Federalista Europeo Toscano. Io sono Alberto Giusti e modererò questo incontro. Questo evento è organizzato dalla Gioventù Federalista Europea e in particolar modo dalla sezione di Firenze e da Studenti del 15, un gruppo studentesco dell'Università degli Studi di Firenze. E chiamo adesso Simone Pannuccini per una sua rapida presentazione come segretario nazionale della Gioventù Federalista Europea. Sentire anche senza microfono. Sì, ok, perfetto. Soltanto un breve saluto, Alberto è stato chiarissimo, mi ha già spiegato tutto quanto, come è nata l'idea di questo convegnetto, di questa conferenza. Insomma, non era possibile lasciare da parte il ricordo della celebrazione del 20 anni della caduta del muro di Berlino, ma come celebrare questo evento, questa ricorrenza? Beh, guardando al futuro, quindi guardando a qual è la prospettiva di integrazione, di convivenza, di progresso anche da un certo punto di vista che vive la nostra società e quindi la prospettiva dell'integrazione europea. Io rappresento la Gioventù Federalista Europea, non tutti conoscono cos'è la Gioventù Federalista Europea e in particolare il Movimento Federalista Europeo che è la sua organizzazione adulta, tra virgolette, e quindi insomma una breve introduzione, è un movimento che è stato fondato nel 1943, quindi c'ha qualche anno di storia da Altero Spinelli, e dopo che durante il confino sull'isola di Ventotene lui e altri militanti, altri antifascisti avevano maturato insomma l'idea che non si potesse andare avanti così dal punto di vista delle relazioni europee e mondiali. L'esistenza di stati nazionali con interessi contrastanti l'un con l'altro, che vivevano di confini di interessi esclusivi l'un con l'altro, faceva confliggere il sistema europeo degli stati e il sistema mondiale degli stati continuamente, tanto che in un giro di pochi anni ci sono state due guerre poi definite mondiali. Quindi quale soluzione a questo problema? Continuare a chiedere cooperazione, continuare a chiedere buona volontà da parte degli stati, oppure creare un sistema di istituzioni capace di rendere impossibile la guerra, prima sul continente europeo dove era stata più sanguinosa e più distruttiva e poi a livello mondiale. Quindi queste istituzioni devono essere istituzioni federali, gli Stati Uniti d'Europa, con le parole di Ernesto Rossi, che è stato un altro degli scrittori del testo fondamentale del Movimento Federalista Europeo, che è il Manifesto di Ventotene, che qualcuno di voi anche verso l'università avrà letto, perché insomma, ormai è diventato anche un po' un classico del pensiero politico contemporaneo. Quindi questo per dare un'introduzione. Due parole sulla caduta del muro di Berlino, anzi riprendo dicendo che insomma, l'eredità di questi personaggi, di questi antifascisti, di questi militanti per l'Europa Unita poi è stata portata avanti e continua tutt'oggi perché in Europa, in Italia, anche a Firenze ci sono i militanti grandi e giovani del Movimento Federalista Europea, della Gioventù Federalista Europea, che si impegnano, nonostante non siano tantissimi, a portare avanti questa battaglia, questa lotta per l'unificazione politica, non solo economica, di tutto il vecchio continente. Due parole sul muro di Berlino.
sulla caduta del muro di Berlino e sul 20° anniversario della caduta, appunto. Ieri abbiamo fatto un'altra conferenza alla Spezia, quindi chi c'era, Gino c'era, mi risentirà. Comunque, quando cade un muro è sempre un evento, no? È sempre un evento degno di nota. Però non succede spesso che insieme a un muro cadano due mondi, e questi due mondi sono due mondi di ideologie, ma sono anche due mondi a livello di, come si dice, di organizzazione del sistema politico e dell'economia internazionale, di strutturazione delle relazioni internazionali. Quindi con la caduta del muro di Berlino è caduta anche una configurazione del mondo. E da quel momento in poi, prima con il tentativo egemonico degli Stati Uniti, poi adesso con l'emergere di nuovi paesi e appunto nuove potenze e l'ingresso in un mondo un po' più multilaterale, si potrebbe dire, siamo entrati in una realtà che alcuni hanno definito fluida, altri globalizzata, altri caleidoscopica, nel senso che non c'è più quella strutturazione che vi dicevo prima, non c'è più quella certezza, quel gioco delle parti, ma c'è un conflitto continuo tra flussi, tra interessi, tra parti in gioco. Ma la cosa più importante è che con il muro di Berlino è caduto non solo un simbolo, non solo un mondo, ma è caduta anche quella cornice, quella campana di vetro che proteggeva l'Europa. L'Europa sì, era divisa tra chi stava dalla parte degli americani, chi invece stava dalla parte dei sovietici, ma comunque ha potuto sperimentare un processo di integrazione sovranazionale, parziale, continuativo, lento, fatto di piccoli passi, proprio perché stava all'interno di una campagna di vetro. Il mondo era strutturato fra un blocco e un altro, e tanto gli europei erano come gli adolescenti che hanno i genitori che li proteggono, infatti non avevano bisogno di difendersi, non avevano bisogno di spendere, di investire in spese militari, avevano questa campagna di vetro che gli ha permesso di integrarsi e di creare un'area di libero scambio, un'area di progresso, un'area di pacificazione e di, insomma, crescita e sviluppo economico. Con la caduta del muro cade anche questa protezione, cade anche questa campana di vetro, e quindi da adolescente l'Europa deve diventare obbligatoriamente adulta. Purtroppo però, a differenza di quando il muro c'era ancora, mancano un po' le personalità, manca un po' il coraggio politico e soprattutto manca una finalità. Uno dei padri fondatori dell'Europa, comunque uno dei personaggi più importanti, Jacques Delors, che è stato presidente della Commissione negli anni 80 e così via, diceva che l'Europa era come una bicicletta, se non si pedala cade. La bicicletta è utile come metafora anche perché quando si va in bicicletta si va sempre verso un posto, verso un obiettivo. Se si naviga a vista ovviamente si perde un po' il senso di ciò che stiamo costruendo, e in questo momento l'Europa naviga a vista. Nei trattati non c'è scritto più qual è l'obiettivo finale, qual è l'approdo del processo di unificazione, che nella dichiarazione Schumacher, quella negli anni 50, anzi nel 50, poi del processo di integrazione, e della quale il prossimo anno ricorreranno i 60 anni, scriveva chiaramente che la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio era la prima assise di una federazione europea. Oggi questo obiettivo non c'è scritto più, e quindi si è perso di vista l'obiettivo, si allontanano i cittadini e il processo diventa qualcosa di macchinoso e burocratico. È giunto il momento di riscoprire il coraggio politico da parte dei governanti, da parte del Parlamento europeo, ma anche da parte dei singoli cittadini che si impegnano tutti i giorni a tentare di costruire un mondo migliore. Quindi il momento, celebrando questa caduta e questo evento, come facciamo oggi, di ricordare qual è un po' l'obiettivo dell'integrazione europea, cioè raggiungere veramente la creazione degli Stati Uniti d'Europa, di una federazione che sia garante di pace, di prosperità e di benessere per tutti i cittadini europei. Grazie. Siamo adesso per la presentazione di studenti 2015, Diana Apo, coordinatrice del gruppo. Buonasera a tutti, io appunto sono Diana Capo e insieme a degli studenti che come me condividono i principi e i valori quali appunto la tolleranza, l'uguaglianza, l'onestà, abbiamo creato questo gruppo circa poco meno di 2 anni fa
per dare un'alternativa anche al quadro della rappresentanza studentesca dell'università. Noi siamo un gruppo apartitico e abbiamo appunto proprio i nostri valori e l'intenzione di rappresentare tutti gli studenti come tali, perché crediamo che l'università sia una comunità democratica, da cui appunto anche il nome democritici, democrazia critica, nel senso che è un valore che va difeso costantemente e che non va dato per scontato. Siamo qui oggi e siamo molto contenti di essere qui oggi insieme alla Gioventù Federalista Europea, perché crediamo che questo grande progetto dell'Unione Europea vada appunto riscoperto e vada anche analizzato con più profondità. Se si pensa appunto 20 anni fa c'era un muro che divideva Berlino, che divideva l'Europa. Oggi noi siamo liberi di viaggiare senza confini, abbiamo qui fra noi studenti Erasmus, noi stessi possiamo andare fuori semplicemente con una carta d'identità. E questa è una cosa che fino a 20 anni fa non era neanche possibile. Per cui lascio la parola appunto ad Alberto e agli ospiti e ringrazio tutti voi per essere qui oggi, perché momenti come questi penso vanno fatti anche più spesso. Grazie. Entriamo quindi nel vivo della nostra conferenza e io do la parola a Luigi Maiolo. Sì, non ho la voce tonante come quella di chi mi ha preceduto, quindi mi avvalgo di nuovi strumenti demoniaci. Ho chiesto al nostro moderatore di dirvi, perché sono militare di prima vista dal 1955, semplicemente per dirvi che sono entrato nel movimento federalista perché ero figlio della guerra. Sono nato nel 1937, tanti anni fa, e alla fine della guerra avevo 8 anni e le mie prime esperienze giovanili sono state esperienze drammatiche dei bombardamenti, delle faide tra le famiglie, quelle che erano fasciste, quelle che erano dalla parte partigiana nella stessa città, cose terribili. E ricordo un fatto che mi piace riproporre così, quando parlo dei giovani della vostra età. Nel 1950 avevo 13 anni e ho visto sul tavolo di un mio compagno di scuola un giornaletto pubblicato da Giovane Europa, si chiamava, un'associazione scomparsa, e che riconosceva in prima pagina una fotografia di giovani tedeschi e giovani francesi sul ponte di Kiel, che il ponte di Kiel è proprio attaccato a Strasburgo, il ponte che passa sul Reno, passando il ponte si è in Germania. E questi giovani studenti francesi e tedeschi avevano costruito ufficialmente delle copie, delle bandiere di frontiera, che parlavano di generale passaggio dei francesi, dei tedeschi, da una parte e dall'altra del Reno, e le bruciavano e in mezzo al ponte si abbracciavano. E io ricordo quello, vista di questa immagine, la mia reazione immediata è stata: io sono qua loro, che cosa devo fare insomma, per dire che sto con loro, che non ha più, che senso ha? Parlano la stessa lingua, l'assaziano è un dialetto tedesco, fino a quando appunto non esistevano gli stati nazionali, che è per una, fine Settecento, inizio del Novecento. Lo strasburghese andava la sera a prendere la birra a Chiele, un ragazzo di Chiele andava a discoteca, c'erano ancora equivalenti delle discoteche a Strasburgo, insomma. E di punto in bianco, nel 1793, con la convenzione, quando Robespierre nasce lo Stato nazionale, dire che la Francia è la comunità dei francesi.
a dispetto del fatto che il Massaziano parlava una lingua, un provenzale ne parlava un'altra, il basco un'altra, il normanno un'altra, il parigino un'altra lingua, rispetto al fatto che uno di Strasburgo parlava la stessa lingua di un cittadino di Chiesa, però uno sta dalla parte del re. E quindi avverte e quindi è fratello di coloro che sparano insieme a lui contro coloro che stanno dall'altra parte, a rispetto del fatto che chi sta a fianco a suo di uno strasburghese parla provenzale e non si capiscono, e dall'altra parte invece ci sta Thomas che parla la sua stessa lingua, però sta dall'altra parte e spara contro di lui. E da quel momento lì è nata questa tragedia che poi si è manifestata in termini drammatici, 1870, il primo conflitto franco tedesco, 1914 era da capo, 1939 da capo una terza volta. E la storia d'Europa è diventata molto drammatica e tragica a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, 1970, con Italia e Germania, l'equilibrio europeo degli stati si fa molto teso, e comincia la corsa agli armamenti, comincia le prospettive del protezionismo, poi si arriverà all'autarchia, poi si arriverà al mito della deificazione della nazione, right or wrong my country, dicono i britannici, giusto o sbagliato che sia, è il mio paese, quindi. Oppure recupero il vecchio detto latino, pur come detto vostro patria mori, è bello morire per la patria. Queste limitazioni pettoriche ci sono dappertutto, i monumenti che cadono, gridando viva l'Italia, no, ma cadevano chiamando la mamma, insomma, non è stato così. Ecco, vedere i francesi, i tedeschi, che si abbracciavano, giovani, più o meno della metà, qualche anno di più, che si abbracciavano, che sembrava l'inizio della guerra, era un mondo diverso. Io sto con loro, io sto con loro. E lo slogan che cominciava a girare allora, e che mi ha colpito molto bene, che io lo propongo tutte le volte quando ero giovane, è fare l'Europa dipende anche da te. Noi abbiamo riconquistato la democrazia nel 45, ma non sappiamo che cosa sia. Non so se si dice che a Firenze, ma da quelle parti dice piove, governo l'altro, è sempre colpa del governo. È il governo che deve fare tutto, spetta loro, ma che cosa, non fanno niente. Fatti il show, fate qualche cosa, insomma, come se non dipendesse da me. No, dipende anche da me. Io ho letto in quegli anni un bellissimo libro di Luciano Bolis, in cui racconta della sua esperienza di giovane politicista, che porta a questa lotta gloriosa il suo granello di sabbia, il mio granello di sabbia. Ciascuno di noi nella storia ha trovato per portare il granello di sabbia. Fare l'Europa che da noi portiamo il nostro granello di sabbia. Portiamo il nostro granello di sabbia anche riflettendo su un fatto come la caduta del muro di Berlino, nei confronti del quale è molto facile fare delle semplificazioni di carattere propagandistico e bassa politica. L'altro giorno passavo per Piazza della Vittoria, Piazza Grande, mi piace chiamarla così, sempre chiamata così, Piazza delle Vittorie come del nazionalismo, come se dovessimo vantarci della vittoria militare del 1918-45, addirittura, parla di vittoria, vi dico, ma anche del 1918, insomma, qualche storia serio ricorda che l'Italia ha buttato via 600.000 morti per ottenere quello che von Bulow, ministro degli esteri tedesco, aveva promesso all'Italia nel caso l'Italia avesse mantenuto la sua neutralità, cioè Trento e Trieste. Noi abbiamo detto no, preferiamo 600.000 morti, per fatto 600.000 morti e Kant avvertiva che nessuna vittoria dice qualcosa sul terreno del diritto, perché è vinto, ma non è che per questo tu abbia ragione. Comunque in Piazza Grande c'erano due gazebo, sono andato a vedere che ora era, ed era due gazebo, eretti dai giovani militanti del Popolo della Libertà, che inneggiavano il 9 novembre come giorno della libertà, perché giorno della vittoria contro il comunismo, non comunismo, comunismo, come dice Berlusconi. È questo, il 9 novembre è soltanto questo, ecco. Rispetto al 9 novembre, io tento a comportarmi esattamente nella stessa maniera in cui mi comporto di fronte alla crisi economica di oggi.
ancora una volta Berlusconi dice che sollievo, sono fuori dalla crisi, è finita, il passato alle spalle, così come qualche mese fa ci diceva che era tutta colpa degli italiani, che non spendevano, non erano ottimisti, che soltanto rilanciare i consumi vedete in moto l'economia e si esce dalla crisi, che è una delle storie più presenti, eccetera, eccetera. Su questo mi soffermerò nella parte terminale del discorso, lasciando poi la palla magari a Simone Lamicini, che questo va a sentire più di me, che magari vorrà approfondire questo argomento. Le cose non sono molto semplici, non è semplice la crisi economica di oggi e non è semplice giudicare la caduta del muro di Berlino. E quindi dietro la caduta del muro di Berlino ci sta certamente, come è stato detto giustamente, giusto, incontro, la fine di una drammatica divisione dell'Europa, divisione del mondo, e quanto di voi si dice, cioè, è finita formalmente anche la guerra fredda, si ha di schiudere prospettive nuove per l'Europa e per il mondo. È solo questo. Ecco. Probabilmente bisogna andare a guardare un po' dietro e vedere quali sono state le conseguenze di questo fatto. E qui sarò abbastanza succinto, perché ormai per fortuna abbiamo internet, io ho dato le pagine dedicate alla caduta del muro o al ruolo che ha giocato Gorbaciov nella caduta, nel collasso dell'Unione Sovietica e dell'Impero Sovietico, su Wikipedia, si trovano tutte le informazioni che una volta bisogna andare a cercare in biblioteca spucciando questo libro, quest'altro. Quindi, in due parole soltanto, se qualcuno vuole, poi a queste fonti e si forma con più precisione. Le cause di questo tracollo. Collassa l'impero sovietico, cade il muro, la DDR, la Deutsche Demokratische Republik, Germania Est, in prospettiva apre le strade alla riunificazione con la Germania occidentale, cadono i regimi comunisti di Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia. Quindi abbiamo il collasso dell'impero sovietico. Le cause, normalmente si dice, l'Unione Sovietica non cerca più di tenere il passo con gli Stati Uniti, e il terreno di sfida sulla quale appunto cedono i sovietici è quello strategico. Reagan aveva lanciato il progetto di scudo stellare, che era costosissimo, i sovietici non ce la fanno e si è dovuto preparare, basta, avete vinto. L'altra causa è, anche questa è ragionevole da qualche punto di vista, è vero, questa tesi qui ha qualche aspetto di verità, c'è, così come c'è qualche aspetto di verità nel fatto che il sistema dell'economia pianificata aveva dato tutti i suoi frutti finché si trattava di pianificare lo sviluppo dell'industria pesante. Uno storico intelligente, uno molto famoso, intelligente, francese, diceva che in fondo, dal punto di vista oggettivo, al di là quindi delle intenzioni soggettive che erano nella testa di Lenin, dal punto di vista oggettivo Lenin è l'equivalente di quello che è stato Luigi XIV per la Francia. Cioè, con la rivoluzione bolscevica, la Russia esce dal Medioevo e fa il salto nella civiltà occidentale. Cioè, fa la rivoluzione industriale e si mette sul piano della ricerca scientifica, in cui addirittura a certi punti sopravanza l'Occidente. Sacra quei fisici, sono i primi a conquistare lo spazio. E i piani quinquennali segnavano punti di crescita in 5 anni per l'Unione Sovietica, che erano 2 volte, 3 volte più alti di quelli che erano i tassi di crescita del mondo occidentale. Ma tutto questo fino a quando si trattava di pianificare l'industria pesante, cioè quanti carri armati fare, quante locomotive, quanti carri armati. E cui l'offerente coincideva molto spesso con il lato della domanda, lo Stato, perché
Friva e Lombardo. E quindi si sapeva esattamente quali erano le esigenze dello Stato e si programmava in funzione di queste esigenze. E certo, perché offerta e domanda coincidevano. E la svolta sul terreno economico viene 54-55 con Manekos, che fa la scelta del passaggio all'economia di consumo. E insomma, è lì perché è un po' complicata la cosa. Perché si tratta di programmare quanti stuzzicadenti fare, quanti dentifrici e quali sono le preferenze del consumatore su questo terreno. E lì, senza mercato, è difficile. Credono di superare queste difficoltà perché scoprono il calcolo matriciale. Cioè nella matrice si mette a vedere un certo numero di variabili e sono varie versioni, è possibile ancora programmare. Fino a quando l'economia dei consumi si è sviluppata a un punto tale per cui le variabili sono diventate quasi infinite e il risultato, come diceva l'economista americano, Smith, che è stato invitato a Gorbaciov, per una consulenza relativa appunto ai problemi della pianificazione in un'economia di consumo, diceva che è stato invitato lì e Gorbaciov viene a vedere il risultato di questi calcoli matriciali che abbiamo fatto, è una strisciata che è uscita dal computer che abbiamo disteso in una palestra. È entrato lì, c'era questa palestra enorme, grande come tutta questa area di nodoli, che era ricoperta dalla strisciata. È finita. Ora occorre tornare al mercato dove appunto le singole scelte del consumatore configurano la domanda di un determinato bene e in questo ci sarà l'offerta degli investimenti e tutte queste cose. Perché Gorbaciov avrebbe fatto la conseguenza che bisogna passare all'economia di mercato e non si può fare l'economia di mercato senza la perestroica e la glasnost, cioè appunto la rivoluzione sul terreno dell'economia, passare all'economia di mercato e senza la glasnost, trasparenza, non c'è mercato senza trasparenza, e quindi anche questo avrebbe provocato uno sconvolgimento sul terreno della politica mondiale, quindi della relazione tra le grandi potenze. E al riguardo, fatto cruciale, simbolo, i processi storici sono cose che vanno avanti ogni giorno cambiano qualcosa, ma così artificialmente noi diciamo, lì c'è un punto di svolta, un determinato qui e ora. E il punto di svolta può essere preso così artificialmente, ma significativamente, l'incontro a Reykjavik che si ha appunto tra Reagan e Gorbaciov, non appena Gorbaciov diventa presidente dell'Unione Sovietica, siamo in 87. Si incontrano questi due personaggi che sono i rappresentanti dei due grandi duellanti, Ettore e Achille. E quando si incontrano, Gorbaciov parla in un certo modo, per cui il giorno dopo leggendo i giornali, la reazione di tutti i giornali del mondo era questo è pazzito. Si incontrano i due grandi contendenti, anziché litigare, uno dei due, che è Gorbaciov, dice siamo tutti su questa parte. Viviamo in un mondo in cui è possibile la catastrofe nucleare, l'olocausto nucleare, la catastrofe ecologica, e quindi basta. Scudo stellare, la capacità di overkilling, la potenza di uno Stato si misurava nella sua capacità di overkilling, cioè di uccidere un numero n volte superiore a quello dell'avversario, come se si potesse morire 2, 3, 4, 20 volte. E gli Stati Uniti si ritenevano più potenti perché avevano la capacità di overkilling 15 volte superiore a quella dell'Unione Sovietica. E Gorbaciov diceva, questa è la follia. E quindi noi dobbiamo marciare verso il governo mondiale. I giornalisti, i quali mi hanno dato questa notizia, questo, faccia a faccia il saltone, faccia il Dalai Lama, faccia questi mestieri qui, non faccia il presidente dell'Unione Sovietica, deve fare la politica di potenza, deve rivendicare i diritti dell'Unione Sovietica nei confronti dell'arroganza del capitalismo mondiale, deve leticare con Reagan. E che facesse sul serio questo uomo così? Riassunto dopo
tre volte, qualche volta confermato, per il fatto che, questo succede nel maggio, nell'ottobre Shevardnadze, che era il ministro degli esteri di Gorbaciov, va alle Nazioni Unite e dice appunto che la fa il guerra mondiale e che la strada è tracciata da Immanuel Kant, che nel 1795 ha scritto per la pace perpetua, dicendo che appunto la tesi di Kant è semplicissima, insomma, Hobbes ha creato questa grandiosa rivoluzione disarmando i sudditi e le fazioni e sottoponendoli tutti al potere dello Stato, il potere dello Stato che disarma i cittadini e rende le relazioni tra i cittadini non più violente, io ho fatto il papa a me e io mi dedico, ma le rende giuridiche, io ho fatto il papa a te e tu non puoi vendicarti nei confronti, hai il diritto di rivolgerti al sovrano e dire mo qua o mo fetto, mio sire mi sarà fatto torto, chiedo giustizia, perché le relazioni giuridiche, perché non abbiamo più le armi, non abbiamo più bastoni. E Kant diceva che bisogna fare questo anche a livello delle relazioni internazionali. Sul terreno delle relazioni internazionali vige ancora la selvaggia libertà degli Stati, personificata. Gli Stati si fanno la giustizia da se stessi e vince, e ha ragione chi vince, chi è più forte. E questo è semplicemente beduino, bestiale. E bisogna riportare la razionalità anche nelle relazioni internazionali. Come si fa? Sottoponendo anche gli Stati a una legge condivisa e enforced, dicono i britannici, cioè resa coattiva da un potere, cioè dallo Stato mondiale, dalla Federazione mondiale, da un governo mondiale. Shevardnadze cita queste cose. E questo è il grande, questo è il cosiddetto ciclone Gorbaciov, che irrompe sulla scena internazionale con questi atteggiamenti. E poi conseguentemente si comincia a fare il pellegrinaggio, vista le sette chiese dell'impero sovietico, rivolgendosi a Honecker, presidente della DDR, dicendo basta, finita, occorre glasnost e perestroika anche qui. E poi la Cecoslovacchia, la USA che dice anche qui, e poi Ungheria, Polonia, eccetera, eccetera. Collasso dell'Unione Sovietica. Gorbaciov che liquida il vecchio regime con questa grandiosa prospettiva del governo mondiale e usa una metafora molto bella, Gorbaciov. E se nel mondo occidentale voi avete fatto la grande conquista sul terreno della libertà e della democrazia, molto poco sul terreno della giustizia sociale. Parlavo negli Stati Uniti, cioè sul terreno della giustizia sociale. Trattate quelli neri come se fossero degli schiavi, trattate i chicanos come se fossero degli schiavi, tenete come schiavi i popoli dell'America Latina, con il vostro appoggio a tutti i dittatorelli del tempo, sono Batista a Cuba, sono Trujillo a Santo Domingo, sono Somoza a Nicaragua, sono Pinochet in Cile, avanti questo passo. Per parte nostra noi abbiamo fatto la rivoluzione sul terreno della giustizia sociale. Abbiamo affermato che appunto anche i diseredati hanno diritto alla tutela della loro salute e all'istruzione. E abbiamo eliminato l'analfabetismo e scolarizzato i nostri giovani, molto più di un fatto che ha fatto l'Italia, che è stato di 20 anni su questo terreno rispetto a noi. Non sappiamo cos'è la libertà e la democrazia. E quindi, usa questa metafora, è come se noi ci fossimo arrampicati su versanti diversi della montagna e ci fossimo incontrati la cima, riconoscendo voi americani che dovete fare la giustizia sociale e noi che dobbiamo fare la libertà e la democrazia. E se facciamo questo, questa è la parte più bella della posizione di Gorbaciov. Noi possiamo a livello mondiale fare quello che hanno fatto gli europei con la riconciliazione franco-tedesca. Francesi e tedeschi erano Ettore e Achille, americani e russi, sovietici sono stati Ettore e Achille anche loro, si riconciliano e decidono di avere un destino comune, che poi si diventerà effettuale con la creazione del governo mondiale. Questo è questo che provoca il collasso del regime sovietico.
questa posizione di Gorbaciov. Agosto 1991 le forze della nazione nell'Unione Sovietica erano molto forti, ed era la vecchia burocrazia, era l'esercito, che c'era l'esercito con Gorbaciov, ci vanno tutti a casa prima o poi. La burocrazia, con la glasnost, andiamo tutti a casa, KGB, andiamo tutti a casa. E quindi disarcionano Gorbaciov e ci mettono al suo posto un ubriacone, che era Yeltsin. Non solo collassa l'impero sovietico, ma collassa l'Unione Sovietica. E i diversi stati che componevano l'Unione Sovietica diventano stati indipendenti e sovrani. Lo diventa l'Ucraina, lo diventa il Kazakhstan, eccetera, eccetera. Primo risvolto in cui occorre tenere presente, non è mai tutto oro ciò che lucida. Kazakhstan, l'Ucraina era la terza potenza mondiale dal punto di vista dell'armamento nucleare. Primo Stati Uniti, secondo l'Unione Sovietica, la Russia, la Unione Sovietica, terzo era l'Ucraina, quarto era il Kazakhstan. Cioè, incomincia, altro che la disseminazione nucleare avviene con l'intervento sulla scena mondiale delle potenze nucleari, Israele non se ne parla mai, ma lo sappiamo tutti, l'India, il Pakistan, la Corea, no, la prima la disseminazione nucleare avviene con il collasso dell'Unione Sovietica, questo è il primo risvolto della battaglia, ma ce ne sono altri, erano tutti positivi. Cade il muro di Berlino e non pochi in Europa hanno qualche perplessità. È caduto il muro, il primo passo, si dice in Germania, è la Wiederverteidigung, cioè la riunificazione tedesca. E qualcuno in Europa dice, cosa vuol dire riunificazione tedesca? Era unificazione tedesca, quella di Hitler, quando parlava di panismanesimo. I tedeschi stavano nello spazio tedesco in generale, ma stavano in Austria, i Bilanschluss, stavano in Svizzera, che era uno stato tedesco, con due minoranze almoglotte, quello italiano e quello francese, ma insomma, sostanzialmente lo stato tedesco. I tedeschi stavano in Sudeti, stavano in Transilvania, stavano in Ucraina, stavano in Polonia, stavano in Bielorussia. Ritorno alla qualità a questo discorso, no, per lo vaccino, no. Assoluto Kohl e gli altri recitori del potere tedesco occidentale ci riassicurano, no. È riunificazione della Germania così come si presentava prima del secondo conflitto mondiale. E che Germania era? Era la Germania bismarckiana. E che cos'era la Germania bismarckiana? Questo bisogna chiederci. Per capire coloro che erano perplessi nei confronti della vita ferrari. La Germania bismarckiana era una cosa molto strana, perché la Germania, prima del 1870, un po' di storia, qualcosa che sapete, ma insomma, prima di Vienna la Germania era 367 principati. Se voi oggi seguite la Valle del Reno, la Basel, la Pavilena, la Schaffhausen, fino alla foce dei Paesi Bassi, quasi a ogni ansa del fiume trovate un castellotto, il castellotto era la capitale di un piccolo principato, stato lungo Reno ce ne erano 60 di stati, che diventano, questi 67 stati diventano 37 con il congresso di Vienna, 37, e non c'è nessuna idea che questo insieme di stati dovessero unificarsi e dare corpo allo Stato nazionale tedesco. Quindi appunto mi piace sempre ricordare, è una cosa che ci dice Meinecke. Meinecke ha scritto questo bel libro, Cosmopolitismo e Stato nazionale, sono in italiano, e cui lo scrive per sostenere il nazionalismo tedesco. Perché Meinecke, nel periodo della guerra mondiale, si converte all'idea del Deutsche Aufgabe, del compito della nazione tedesca, potenza del mondo, in un mondo che è dominato da una potenza mondiale, che è la Gran Bretagna, e in cui gli stati europei sono stati inseriti perché
perché si azzuffano tra di loro nello spazio europeo, mentre invece la sola potenza mondiale è la Gran Bretagna. E noi dobbiamo fare, rispetto a questa nuova situazione, quello che ha fatto Federico II di Prussia. La Prussia era uno Stato tedesco che si aggruppava con gli altri Stati dello spazio tedesco e Federico II voleva fare della Prussia una potenza di serie A, capace di confrontarsi con Francia, Gran Bretagna, eccetera, eccetera. Analogamente lo dobbiamo fare oggi. Se la Germania, la Prussia, la Germania, vuole essere potenza di serie A, deve confrontarsi con la potenza di serie A, che è la Gran Bretagna, e sfidarla sulla scena mondiale e non più soltanto sullo scenario europeo, perché le sorti ormai si decidono a livello del mondo, ma anche per stare in questi termini. Quindi è un teorico dell'imperialismo tedesco, è un periodo mistificato, Hinze, Dreiske hanno scritto di questo Deutsche Aufgabe, che è un compito di liberazione del mondo contro la potenza oppressiva che è la potenza anglosassone e britannica, che ha creato il più grande impero della storia dell'umanità. E noi dobbiamo confrontarci con questa potenza. In che modo? Unificando il continente. La potenza insulare britannica può sopravvivere perché il continente è diviso. Ma se si unifica, continente contro la Britannia, non c'è partita. Vinciamo noi. E una volta unificato il continente, ci sfidiamo con la Britannia nel mondo e già Hinze lo scriveva. Già pare di udire gli arabi, i popoli dell'Indonesia, i popoli dell'Africa e dell'America Latina che si rivolgono alla Germania come il liberatore, ci libera dal tacco della potenza britannica. Detto tra parentesi, per conquistare l'egemonia sul continente, il primo passo che hanno dovuto fare, che hanno fatto nel primo conflitto mondiale e nel secondo conflitto mondiale, è quello di calpestare nel territorio del Belgio. C'è il confine di la Maginot e passano lì. Il primo passo della funzione del Deutsche Aufgabe, funzione di liberazione del mondo, è passare sopra la neutralità del Belgio. Vabbè, quanto questo a Mainz, che era quindi nazionalista, però non stando serio, dicevo con chiarezza che i discorsi della nazione tedesca di Fichte, che voi studiate al liceo come la prima visaglia della nascita del nazionalismo tedesco, per una volta c'era, non aveva nessun significato di questo genere. La nazione tedesca era una kulturnazione, era un insieme dei popoli che parlavano tedesco, erano popoli, non un popolo, popoli diversi che avevano in comune una cultura, non solo la lingua di loro, ma una cultura. La cultura era l'idea della universalis communitas, che aveva le sue radici nel primo Reich, cioè nell'impero romano-germanico. E questa cultura della universalis communitas era esattamente il contrario della cultura che stava emergendo in Francia con la rivoluzione francese, in particolare con la convenzione di Robespierre, secondo cui la Francia era una nazione e coincideva con lo Stato. Noi tedeschi non abbiamo questa identità tra nazione e Stato, siamo una nazione e tanti Stati. E tanti Stati. Questa idea confliggeva apertamente con il progetto bismarckiano e poi quello di Guglielmo II, i quali avevano l'idea di fare della Germania una Prussia in grande, e hanno fatto la Prussia in grande, e la Germania è una Prussia che ha unificato lo spazio tedesco, parte dello spazio di lingua tedesca, lo spazio di cultura tedesca, a nord dell'imperialismo e a est dell'imperialismo. E questa potenza, la Germania bismarckiana, è caduta e nel 1989 viene riproposto di riunificare i tedeschi in questa forma qui, cioè la riunificazione della Germania. E qui le persone erano forti, perché questa riunificazione evocava i fantasmi del passato e soprattutto per noi federalisti. Questo trattato del passato metteva in discussione il fatto di cui vi parlavo all'inizio di questa chiacchierata, e cioè l'abbraccio tra francesi e tedeschi, che non era l'abbraccio tra francesi e tutti i tedeschi, era l'abbraccio tra francesi e i tedeschi della Renania, che è cosa diversa dalla Prussia. La Renania ha una storia del tutto diversa da quella prussiana,
Bagnagna, Carolana, a Trini trovate ancora a Aachen, a Cristiana, trovate i resti della romanità. Ha conosciuto il diritto romano, ha avuto una storia strettamente legata alla via dei Pellegrini, con padre Luzzatto, e che univa il nord Italia con le Fiandre, passava lungo la Valle del Reno, che in tutto il Medioevo è stata una grande via di comunicazione, al punto che abbiamo il fenomeno comunale qui, le Freistädte, cittadine sul Reno, e l'esperienza comunale nelle Fiandre. Che abbiamo il Rinascimento a Firenze, ce l'abbiamo contemporaneamente con Van Eyck, Van Dyck, Rembrandt, nelle Fiandre, abbiamo qui l'industria tessile a Prato e ce l'abbiamo nelle Fiandre, perché c'era, questa era la Renania, questa era la Renania. La Prussia era altra cosa, nasce come marca di confine, ci mandano i cavalieri teutonici con il compito di ingrandirsi, ma non a ovest, a est. Cioè, marca di confine, dovete guardarci per chi sta fuori sono i polacchi, quindi ogni tanto date martellati a testa, e se incontrate per caso alcun ebreo, meno ancora, date martellati sulla testa che viene lei. Questo è, quindi, nasce lì, già dai tempi dei cavalieri teutonici, un imperativo fondamentale che sarà caratteristico di tutta la politica prussiana, e poi tedesca, Drang nach Westen, la marcia verso est. Cioè, voglio dire, dalla Renania si guarda alla Francia, se volete all'Italia, soprattutto all'Italia del Nord. Colbe, un giornalista a Milano, diceva che si sentiva più a casa sua a Milano, a Mailand, che a Berlino. A Berlino si guarda a est. E quindi le tre spartizioni della Polonia e poi le avventure nella Seconda Guerra Mondiale di Stalingrado, eccetera, eccetera. Sì. Allora, la rivoluzione tedesca è la rivoluzione franco-tedesca ha una valenza ben precisa. La rivoluzione tedesca avrebbe mantenuto queste cose, non le ha mantenute. Nella politica tedesca c'è molta ambiguità oggi. Frau Merkel è di Berlino, è nata nella DDR, non è più la Germania di Kohl, Renano e di Bonn. E quindi c'è, per un verso, va bene, abbiamo forti legami con l'Europa, è nata l'integrazione europea, l'integrazione Schumann del 1950, mercato comune, moneta unica, eccetera. Per altro verso, la tentazione di fare degli stati della Mitteleuropa e dell'Europa orientale tanti Länder della Bundesrepublik. La Cecoslovacchia è un Land della Bundesrepublik, l'Ungheria lo è in larga misura. E avanti di questo passo. C'è questa ambiguità di fondo che getta luci incerte sullo sviluppo dell'integrazione europea. Ma al di là di questo ci sono delle conseguenze di politica mondiale che vanno annunciate. Ve le dico soltanto in via molto schematica, dicevo Simone, l'ho invito a trarre le conclusioni più precise a questo riguardo. La caduta del muro di Berlino è il 91, la caduta di Gorbaciov, quindi il collasso dell'impero e poi dell'Unione Sovietica, aprono la strada al mondo unipolare americano. Il mondo unipolare americano è un disastro, Quindi le radici della crisi di oggi stanno nella caduta del mondo di Berlino. L'America vive un'ubriacatura collettiva. Siamo noi i padroni del mondo, facciamo quello che vogliamo. Quindi cominciano a picchiare la testa su tutti i poveracci della terra. Bombardano i serbi, bombardano il Kosovo, bombardano in Somalia, bombardano in Iraq, bombardano in Afghanistan. Non l'hanno mai fatto. E soprattutto si illudono di poter essi governare il mondo a loro piacere e gradimento. E quindi c'è un aspetto positivo in questo, e ci sono gli aspetti assolutamente negativi. Governiamo il mondo si unifica progressivamente, anche grazie allo sviluppo delle tecnologie e in particolare delle comunicazioni. E nasce il grande fenomeno della globalizzazione, con regole americane. E le regole americane quali sono? Sono i fenomeni disastrosi che abbiamo sotto gli occhi di tutti.
e sono i CEO, Chief Executive Officers, cioè gli altri dirigenti delle imprese, che guadagnano un decimo, solo loro, del PIL mondiale in un anno. Un decimo del PIL mondiale. E stabiliscono loro con l'accordo dei consigli di amministrazione per il resto della loro retribuzione. Primo scandalo. Secondo scandalo, Enron. Ultimo scandalo, Madoff. Avete sentito parlare di queste cose. Terzo scandalo, Arthur Andersen. Erano testati del capitalismo, erano società di pescare. Sono la divisione di bilancio. Prezzolati da Enron e da altre grandi factories americane che certificano il bilancio, come si possono perfettamente, cui si sta. Bilanci truccati, bugie grosse non a caso. Il risultato è quello che abbiamo sottolineato. La crisi americana, da cui non si esce con un po' di ottimismo, speriamo un po' di più, per una volta c'è. Io un anno fa, mi racconto un piccolo aneddoto, incontravo un professore americano, a quale leggevo quattro righe che si trovano nelle versioni di politica sociale di Italia, il quale diceva le banche non sono scritte da nessuna parte che devono fare profitti voluminosi e che devono pagare stipendi profumati ai loro amministratori delegati. Le banche sono fatte per dare i soldi alle imprese perché investono e fanno crescere l'economia reale. Questo professore De Carre dice, se queste parole fossero state pronunziate quest'anno, anche l'anno scorso, in America, sarebbe stato internato immediatamente in un ospedale psichiatrico. Perché questo è quello che ha fatto la banca. L'esposizione delle banche è una cosa tremenda. Ripatrimonializzare le banche implica un volume di denaro che è quattro volte il PIL del mondo. Le banche sono finite in mano agli stati. Chi pagherà? Chi pagherà questo volume di denaro fatto per evitare il fallimento delle banche? Noi, ma non noi soltanto, non i miei figli, i vostri figli. Perché il debito accumulato per ripatrimonializzare le banche è una cosa spaventosa. No? Da questa cosa qui non si esce con un po' di ottimismo, dicendo è passata la peste. No, si esce riformulando completamente le regole di condotta. Le regole di condotta. E troviamo al principio che la finanza è strumentale all'economia, che si investe quando si è capace di risparmiare, senza i derivati e tutto questo mondo di carta che ha investito il mondo, quando si torna a comportamenti del vecchio e saggio padre di famiglia. Come si fa questa rivoluzione? Che è una rivoluzione che durerà anni, si esce dalla crisi con anni di sacrifici, non con l'ottimismo di Berlusconi, con anni di sacrifici. Come si fa questa rivoluzione? Occorre che ci sia un padre di famiglia che abbia il coraggio e la credibilità per dire che si cambia. Questo coraggio non ce l'ha niente, non ce lo può avere, perché è andata fino sotto qui, perché ha dato in mano le redini della politica economica a Geithner, che è uno dei responsabili di questa crisi, che è un uomo che viene dalla Fed, dalla SEC e da Wall Street. È Obama, che pure annuncia su molti terreni la grande novità, è ancora schiavo di questo mondo qui. E chi si è comportato meglio nella crisi, sembra ridicolo dirlo, è l'Europa. È l'Europa per una ragione molto semplice. E noi siamo stati la grande maddalena della storia. E quando si è grande maddalena della storia, qualcosa si capisce. Al punto che una delle persone migliori sulla scena mondiale di questo mondo qui è Tremonti. Tremonti si è comportato molto più seriamente di Geithner, perché dice per esempio, adesso sta molto più incerto su questo punto, che bisogna tenere conto di quello che è il nostro debito pubblico, di quello che è il nostro deficit, che siamo già indebitati fino qui e che quindi
spese per la ripresa, lo sviluppo, eccetera, eccetera. Scordiamoci, siamo nel pieno della crisi e dobbiamo comportarci coerentemente. In America non si parla già più, si pensa di essere fuori, cioè l'America si comporta come Berlusconi. E con questo non si esce da qui. Quindi una forte responsabilità dell'Europa, del mondo di oggi, per mettere il mondo sulla nuova segnale. Un mondo che non è più, per fortuna, non è più unipolare come quello che è uscito dalla rotta del muro in Berlino. Ed è un mondo multipolare, ed è un mondo anarchico. E in cui finisco, e in cui occorre che ci sia un punto nel mondo in cui si afferma che il grande dilemma del mondo contemporaneo è tra ordine e anarchia. L'ordine che noi abbiamo avuto fino all'89 era un ordine imperiale. È finito. Poi abbiamo avuto l'ordine semi-imperiale americano. È finito anche quello. Perché oggi c'è l'anarchia nel mondo. Un mondo contemporaneo, ben venga, ma è un mondo anarchico. E bisogna nel mondo anarchico affermare un principio di ordine. Un ordine non imperiale e democratico. Qual è l'ordine democratico che può essere lanciato al mondo come messaggio? È l'ordine federale. E Kant diceva si tratta di cominciare da un nucleo piccolo che progressivamente possa estendersi al mondo intero. L'Europa ha questa visione del mondo. Noi abbiamo avviato nel 50 un processo con l'idea di arrivare, come diceva Simone Marucci, prima alla Federazione Europea. Se ci arrivassimo, e quando ci arrivassimo, noi abbiamo un grande messaggio da lanciare al mondo. Noi siamo l'avanguardia di un processo di unificazione che, come voleva Gorbaciov, deve investire nel mondo intero. Con questo noi ci assumiamo le nostre responsabilità e ci offriamo come modello al mondo intero. Le crisi sono molto spesso molto positive, perché cancellano il mondo del passato e aprono le prospettive nuove. L'Europa o sceglie questa chance, oppure verrà progressivamente emarginata nel processo storico e diventerà come l'Italia. La Firenze del 1500, un piccolo stato regionale che con la décentrage, la dislocazione del potere del Mediterraneo e dell'Atlantico, è decaduta progressivamente, sino a rimanere una meravigliosa città, ma anche la più la potenza, la ricchezza, la grandezza che ebbe nel XV e XVI secolo. Ringrazio la Gioventù Federalista e i Giovani Democratici dell'invito e io partirei dall'inizio e dalla fine del discorso di Gino per riflettere, fare Europa, riflettere da te il messaggio che l'Europa, il ruolo dell'Europa nel mondo oggi, ragionando su che cosa è stata la caduta del muro di Berlino e da dove viene. La caduta del muro di Berlino, il collasso dell'impero sovietico, sono stati degli eventi carichi di conseguenze, ma fondamentalmente imprevisti. Se uno va a vedere gli studi, le analisi, il dibattito pubblico, politico del periodo degli anni precedenti, nessuno si aspettava il collasso dell'impero sovietico. Cioè, è un tipico momento in cui noi vediamo che, come dire, la storia non è predeterminata, non c'è un corso di fondo, non è che non si può cambiare. Vediamo, come dire, un tipico elemento, la libertà, manifestarsi nella storia. C'erano dei popoli che non erano liberi, il cui regime politico non era libero, non era neanche stato scelto liberamente, e questo ventello valeva per loro come valeva per noi, noi fingiamo di aver riconquistato la libertà dopo la seconda guerra mondiale, semplicemente da noi sono arrivati i carri americani mentre in Polonia sono arrivati quelli russi. Se fosse stato il contrario, invece di riconquistare la libertà avremmo riconquistato il comunismo, ma perché noi non riconquistavamo nulla. Né ad ovest né a est, era dove arrivavano i carri armati di uno dell'altro che decidevano il regime interno. Noi, l'Italia, come la Polonia, non erano stati sovrani nemmeno nella scelta del loro regime interno, per cui noi siamo stati fortunati, siamo vissuti in un paese democratico, ma certo non è dipeso, come dire, dalla scelta, è dipeso dal fatto che sono arrivati i carri armati americani tanto invece che quelli sovietici. Ci è andata di russo, ma come dire, è un dato casuale della storia. Ecco, però,
si può scegliere, man mano che appunto con l'avanzare della tecnologia, la televisione eccetera, si entra maggiormente in comunicazione, si inizia a sapere come si sta dall'altra parte, tutto questo nel momento in cui viene meno quel ferro controllo da parte dell'Unione Sovietica, cioè nel momento in cui Gorbaciov dice chiaramente che io i carri armati non li mando, come è stato fatto in Ungheria, in Polonia, Cecoslovacchia in tempi precedenti, quando c'era una volontà di cambiare il sistema, che permette la manifestazione della libertà nella scuola. Cioè tante persone hanno detto dipende anche da me, e sono andate in piazza, sono andate a buttarlo giù quel muro, sono andate a rifugiarsi nelle ambasciate di altri paesi per innescare tutto quel grande processo che ha portato alla fine del mondo, al crollo dei regimi comunisti dell'Europa orientale. Allora, questo atto di libertà, di volontà, è stato per certi aspetti l'ultimo grande atto di volontà e di libertà che gli europei sono riusciti ad avere, che ha avuto delle altre conseguenze con altri atti di libertà, di cui uno in particolare, cioè la creazione dell'euro. Gino ricordava come la unificazione tedesca abbia posto problemi dal punto di vista poi geopolitico, di cultura, di integrazione europea, ma non è entrato nel dettaglio delle reazioni immediate alla prospettiva dell'unificazione tedesca. Però il muro di Berlino e Mitterrand vola a Mosca e chiede a Gorbaciov blocca tutto. Qui non possiamo mica far unificare la Germania. Andreotti, ministro degli esteri italiano, la Germania mi piace così tanto che preferisco averne due. Allora, questa è la verità, quindi, che quindi, i principali partner europei dentro all'integrazione europea nell'89, quindi non stiamo parlando all'inizio, integrazione europea 89, siamo già un pezzettino avanti, sono talmente uniti, talmente sicuri di quanto è soli da questa unione, che lì dalla unificazione tedesca li fa tremare i polsi. Farebbero qualunque cosa pur di evitarla. Gorbaciov dice, scusate, ma io i carri armati non ci mando. Fate voi. E questi si trovano lì, che terrorizzati all'idea della grande Germania, che si mangia l'Europa, è l'unica cosa che riescono a inventare, cioè Churchill glielo suggeriva ovviamente, a questo servono i movimenti federalisti, era andiamo avanti sull'integrazione europea. Se non vogliamo un'Europa tedesca, bisogna europeizzare la Germania, bisogna rafforzare l'integrazione europea, perché quella cornice di integrazione appunto non è sufficiente per gestire una Germania unita, che appunto faceva tanta paura tanto a Mitterrand quanto ad Andreotti. Cosa fa la moneta unica? Il trattato di Maastricht. Qual era l'elemento di potenza della Germania? L'economia, il marco tedesco, il Deutsche Mark, il simbolo della potenza economica tedesca. Una potenza che si manifesta concretamente, cioè se uno va a vedere le serie storiche dei tassi di interesse, prendiamo quindi vabbè, la Bundesbank, la banca centrale tedesca alzava, abbassava i tassi, tutte le banche centrali europee degli stati della comunità alzavano, abbassavano i tassi di conseguenza. Cioè noi avevamo già una banca centrale de facto, semplicemente che non è una banca centrale europea, è la banca centrale tedesca che faceva le sue decisioni sulla base dell'economia tedesca e tutti gli altri a volta seguivano. Quindi cosa facciamo per neutralizzare la Germania e rassicurarci? Gli togliamo il marco e facciamo la moneta unica, il trattato di Maastricht. Ti vuoi riunificare? Va bene, ci stiamo, la Francia, l'Italia e tutti gli altri accettano questa cosa, ma ci date il marco. Europeizziamo la Germania, ci facciamo la nostra brava polizza d'assicurazione, togliamo dal controllo puramente nazionale tedesco quello che è l'elemento di potenza della Germania. Quindi un atto di libertà che ha prodotto come secondo atto di libertà, ma costretto, questo è stato un atto di libertà, la costruzione dell'euro, che poi ci arriviamo, avremmo dovuto farlo 30 anni prima, per altre ragioni ci siamo arrivati solo per questa ragione con 30 anni di ritardo, però è stato un atto di libertà perché ha permesso un passo avanti all'unificazione europea che ha rassicurato tutto, inclusi i tedeschi. Perché quando mi ha detto questa cosa, Kohl fa salti di gioia, dice benissimo, perché cosa pensate? Che noi non abbiamo paura di una grande Germania? Cioè, voi pensate che i tedeschi che hanno avuto il nazismo non hanno paura che il nazionalismo possa tornare in Germania? Ma certo che ne abbiamo paura. E quindi Kohl ci sta allo scambio. Accetta ben volentieri la possibilità della moneta unica, però rilancia. Però, oltre alla conferenza intergovernativa sulla riunione che deve fare il trattato sulla moneta unica, chiede che venga fatta anche quella sull'unione politica. Cioè,
eccetera. Non è che si può fare la moneta e il governo politico invece ognuno per sé o per tutti. E questa fallisce. Fallisce perché la Francia non ci sta. Perché lì, come dire, così come per la moneta dovevi togliere il mapa alla Germania, per fare l'unificazione politica devi togliere la forza del frappo alla Francia. Bisogna che il pulsante, la valigetta, non sia più in mano al presidente francese, ma sia in mano a un organismo europeo. E la Francia non ci sta. Quindi noi continuiamo a essere nel limbo dal punto di vista dell'unione politica. Ecco, quindi abbiamo un passaggio, una crisi, che è un elemento, viene da un grande elemento di libertà, che ci mostra appunto che fare la storia dipende da noi, che ha prodotto tutta una serie di risultati straordinari, ma che non ha prodotto tutti i risultati che, come dire, quella crisi poteva produrre, avrebbe richiesto. Ha prodotto con questo dei risultati devastanti, ma è tutto dimenticato, ma subito dopo, in quel periodo, noi abbiamo avuto l'inizio delle crisi nella ex Jugoslavia. Le crisi, le guerre, morti ammazzati, pulizia etnica, cioè un modo gentile di dire genocidio, perché ci faceva fastidio dire che a 20 km dal confine italiano, senza che ne facessimo nulla, la gente faceva i campi di concentramento come nella seconda guerra mondiale. Ecco, e l'Europa non fa nulla. Non fa nulla perché non ha fatto unificazione politica. Ha deciso a Maastricht che si dava una politica estera di sicurezza comune, secondo pilastro, Maastricht, questo bel edificio con tre pilastri, di cui il secondo e il terzo, la politica estera e difesa, gli affari interni, eccetera, puramente intergovernativi all'unanimità, decidono i governi da soli, senza Parlamento europeo, senza Commissione, senza niente, all'unanimità. All'unanimità non si decide mai nulla, per la semplice ragione che basta che uno non sia d'accordo e un basta in contrario, provate solo a mettervi d'accordo su che cosa andare a vedere al cinema e vedrete che all'unanimità non si decide, non andreste mai al cinema. Figuriamoci che fare in termini di politica estera e sicurezza di fronte alle crisi mondiali. L'Europa è paralizzata, assiste impotente alle carneficine, tanto che devono intervenire gli americani, perché noi da soli non riuscivamo neanche. Perché gli americani intervengono lì ai bombardaggi, sfortunatamente l'abbiamo chiesto noi. Questa è la cosa drammatica. Cioè ce l'abbiamo sotto casa, non facciamo nulla e chiamiamo appunto l'Europa, come ci ricordava Simone, non adulta. Cioè, nemmeno quando hai un problema alle porte di casa riesci a fare nulla, però chiami lo zio Sam, scusa, potresti fare un bombardatino lì, perché noi da soli non ce la facciamo. Abbiamo guidato, l'Italia ha guidato una fantastica missione alba in Albania, in cui la nostra maggiore nave militare si è arenata attraversando il Golfo, cioè, veramente a testimonianza dello straordinario potenziale, capacità e sovranità dello Stato italiano come degli altri Stati europei. Oggi assistiamo a una nuova crisi. Tutti si riempiono la bocca della crisi economica, dei nuovi assetti di potere che stanno nascendo, e gli europei cosa fanno? Guardano chi viene eletto come presidente degli Stati Uniti d'America. È stato straordinario vedere con quale attenzione, di fronte all'emergere della crisi, durante l'ultima fase a Bezza Bush, tutto il mondo, in Europa, gli cinesi no, ma gli europei sì. Cosa pensavano per risolvere la crisi? Speriamo che vinca Obama. C'è qualcosa che non torna. C'è una grande crisi, tu sei il primo ministro di vari paesi, cosa pensi? Speriamo che vinca Obama. Ma tu che cosa ci stai a fare? Perché cosa ti abbiamo detto? Ma poverino, non è colpa sua, che purtroppo è una cosa, noi viviamo in un mondo paradossale dove ci sono degli scandali talmente grandi che nessuno li vede. Poi basta dirli per capire che siamo, la cosa non torna. Noi dal 92 e poi dal 99 viviamo un regime di mercato unico, di moneta unica, con 27 politiche economiche nazionali. Basta dirlo per capire che questa è la ricetta, non si parla della ricetta del declino. Grazie. Se tu vuoi vivere in un mondo dove hai il mercato unico, la moneta unica e 27 politiche economiche nazionali, il declino è quello che ti sei inventato, ma non è un fatto inevitabile dovuto a conseguenze miracolose di quello che fanno gli altri. E l'hai scelto tu. Hai fatto il mercato unico, hai fatto la moneta unica, però vuoi tenere 27 politiche economiche. E non ha senso, non ha senso. E quindi prepari le conseguenze. Grande piano di rilancio americano dopo la crisi, 600 miliardi di dollari. C'è solo una domanda, ma chi glieli dà? Perché cioè, se uno va a vedere, allora, gli americani hanno alto debito pubblico, deficit pubblico, cioè non hanno una lira da un fronte di vista statale, e non hanno risparmi delle famiglie, cioè gli americani
comprano a debito. Allora, se gli americani privati non hanno soldi, lo Stato americano non ha soldi, i 600 miliardi di dollari da dove li prendono? Ma ragazzi, ma ci pensiamo noi? Ma scusate, per noi europei abbiamo fatto il nostro piano da 600 miliardi di euro? No. E allora abbiamo dei soldi, visto che noi invece siamo, insieme alla Cina, i due maggiori centri di risparmio nel mondo, per comprare i treasury bonds americani, cioè i bot americani, no? Perché se no, con che cosa lo fanno il grande piano? Cioè, adesso noi, che i cinesi, siamo lì che invece di farci il nostro grande piano di rilancio dell'economia, stiamo a comprare i bot americani affinché loro facciano il grande piano di rilancio dell'economia. Dopodiché arrivano i nostri, Berlusconi, Brown, Sarkozy e compagnia, e ci dicono, ragazzi, c'è la crisi. C'è la crisi. Allora, benissimo, allora fai qualcosa. Cioè, intanto fammi un grande piano proprio di rilancio dell'economia, visto che abbiamo un mercato unico, la moneta unica. Invece di dirmi, ma noi stiamo sistemando gli ammortizzatori sociali, che per carità va benissimo, cioè, va bene che metti delle leve sugli ammortizzatori sociali, ma certo questa qui non è una politica economica. Come dire, cioè, mi sono fatto un taglio, dice, benissimo, metto un cerotto, ho capito, però se tu stai vivendo una situazione in cui cioè, ogni 3 minuti ti arriva un coltello sul braccio, mettere il cerotto serve a poco. Quindi questa è la cosa drammatica. Abbiamo una retorica del declino che tutti assistiamo pacatamente, cioè, quando si parla cresce la Cina, c'è il declino dell'Europa, ah benissimo, non è mica un price, guarda, ma non sembra che... Sembra che veramente c'è un'accettazione di questa idea come se sia un fatto ineluttabile. Non lo è. Abbiamo tutti gli strumenti perché non lo sia. Uno va a vedere i dati e poi si guarda la Cina che cresce, fate che sono 2 miliardi di persone, quando voi avete il reddito pro capito, sfortunatamente sono ancora morti di fame, fortunatamente non più. Cioè, e questa è la cosa bella della globalizzazione, che ha tolto un sacco di gente dall'essere morti di fame nel senso letterale. Cioè 10 anni fa in Cina c'erano milioni di persone che morivano ogni anno per fame, oggi no. Quindi questo è un fatto estremamente positivo, ma non è che sono andati molto oltre a questo nelle campagne. Quando si parla della crescita cinese bisogna anche contestualizzare. Questa cosa degli stati nazionali ci porta un pochettino fuori strada, perché si confrontano le mele con le pere, l'Italia e la Cina. Ragazzi, ma l'Italia e la Cina non sono mica comparabili. E come dice, ragazzi, però... Accidenti. Firenze ha superato il PIL di Santa Croce. Grazie, ho capito, Santa Croce fa 20.000 abitanti, ci avrà le concedine, ma sono sempre 20.000 abitanti. E noi facciamo così, cioè, l'Italia rispetto alla Cina è come Santa Croce con Firenze. Il PIL di Firenze sta per superare Santa Croce, mi pare anche strano il contrario. Ora, comunque, detto questo, noi viviamo in una situazione in cui l'Europa ha capitale umano da vendere, sistema universitario di alto livello di istruzione, eccetera. Alti tassi di risparmio, capacità tecnologica, innovazione, eccetera, in abbondanza. Non c'è nessuna ragione per cui dobbiamo avere un declino, a parte che non facciamo nulla per evitarlo. Cioè, basterebbe fare delle politiche, basterebbe dotarsi di un governo europeo. Abbiamo un mercato unico, una moneta unica, dobbiamo darci un governo. Per l'economia, ma anche per il resto, perché questo delinearsi di nuovi assetti mondiali in cui si discute di come riformare le regole, eccetera, noi forse qualche cosina da dire anche alla luce dell'esperienza di integrazione che abbiamo fatto finora ce l'avremmo, ma per dirla bisogna che sia qualcuno che va a dirla. Una delle cose più meravigliose che mi ha colpito dall'ultimo G20 hanno fatto in Inghilterra, quando Tremonti e molti altri europei dicevano bisogna riformare il Fondo Monetario Internazionale, bisogna cambiare le regole. Benissimo. Sfortunatamente, se voi metteste insieme le quote degli stati dell'Unione Europea dentro il Fondo Monetario, avreste la maggioranza e potreste cambiare le regole del fondo e le regole della finanza internazionale. Però non lo fate. Allora, come fai ad andare lì e dire bisogna cambiare le regole? Oh, pallino, ma c'è tutta la possibilità di farlo. Dovresti rinunciare ad andare lì come ministro italiano, dovresti mandarci un europeo, perché il Fondo Monetario Internazionale funziona come una banca, come una società per azioni, a seconda della quantità di azioni che hai, voti, a se tu, quindi l'azionista di maggioranza relativa decide, l'azionista di maggioranza relativa sono gli Stati Uniti, decidono gli Stati Uniti, se tu unisci le quote degli Stati europei, l'azionista di maggioranza relativa diventa l'Unione Europea, tanti saluti, puoi spostare anche la sede del fondo, perché lo statuto prevede che vada presso l'azionista di maggioranza relativa, a posto. Allora tutta sta gente viene a dire bisogna cambiare le regole, ha tutta la possibilità, ragazzi, non si può mica. E come fai? Non mandi il governatore della Banca Centrale Italiana, non mandi il ministro dell'economia italiano.
parte che il governatore della Banca Centrale Italiana, a parte che la persona guida il Financial Stability Forum, ma cioè, Banca Centrale Italiana che cosa serve? Prima le banche centrali servivano perché muovevano i tassi di interesse e decidevano la mossa monetaria, tutte cose come dire che incidevano sulla vita di tutti i giorni. Ora questa cosa qui non la fanno più. Infatti al tempo di guidare il Financial Stability Forum, giustamente non avendo più funzione a livello italiano perché dovrebbe fare altre cose. Li abbiamo trasferiti alla Banca Centrale Europea. Allora mandaci Trichet, mandaci il ministro dell'economia europea che devi fare, conta qualcosa nel mondo, almeno affronti la crisi. Come potrebbe i nostri rinunciare al piacere di andare a Fondo Monetario Internazionale, chiedere troppo. Ma è chiaro che d'altro canto se non c'è nessuno di noi che va e glielo dice, che quando incontra un seminario Tremonti che dice bisogna riformare le regole, dice oh bravo, allora inizia a rinunciare alla tua quota del Fondo Monetario Internazionale con l'Unione Europea. E se nessuno di noi lo fa, è chiaro che perché? Ma questo devo fare l'Europa dipende anche da te. Un'altra frase. A Tiroschina ha scritto un libro, L'Europa non cade dal cielo, rimboccati le maniche e pedala. Uno degli altri problemi è che in tutto questo contesto del declino, della crisi, si è troppo ricco. In fondo noi siamo come appunto la Firenze del 600, l'Olanda, la Svezia, cioè, che sono state grandi potenze, si sono formati stati di dimensioni più grandi, che li hanno mangiati, ma in fondo continuano a essere ricchi, con una grande cultura, una grande tradizione, stanno bene. Cioè il declino relativo dell'Europa rispetto a questi altri non avviene con una drammatica perdita, come dire, di ricchezza e di potere d'acquisto. Se tu ti sparla della crisi, però se hai un bambino di 10 anni dici no guarda, ce l'ho non te lo compro. Succede il finimondo a casa. Il bambino dice, come papà? Ma ce l'hanno tutti nella mia classe, che non mi compri il cellulare. E non me lo cambio di 2-3 anni, perché sennò invecchiano. Cioè noi viviamo in realtà nella società più opulenta della storia dell'umanità e stiamo talmente bene che facciamo talmente schifo che abbiamo perso qualunque, come dire, elemento morale. Viviamo un continuo doppio standard, una continua schizofrenia, per cui c'è la crisi, bisogna risparmiare. Poi uno va a vedere il PIL, dice quanto si spende in sigarette in Italia, in telefonini, cioè, da soli, come dire, faresti tre volte gli obiettivi del millennio. Perché noi l'obiettivo del millennio dice bisognerebbe dare in aiuto allo sviluppo, alla fame, eccetera, una quota, cioè, stiamo parlando di 0,50 del PIL, cioè, veramente stiamo parlando di neanche, come dire, l'elemosina proprio più spicciola, noi non ci arriviamo perché c'è la crisi. Cioè, c'è la crisi. Dopodiché non dice, ma l'industria del tabacco quanto fattura qui? Ops. Però c'è la crisi. Cioè siamo talmente opulenti e il nostro declino appunto è retorico, ma dal punto di vista materiale stiamo talmente bene che abbiamo questo doppio standard continuo, per cui qualunque, come dire, minimo sacrificio mio è impossibile. Dopodiché contestualizzando nel contesto degli altri è drammatico. È come l'euro. L'abbiamo vissuto per un po', appunto grazie alla globalizzazione, allo sviluppo della Cina, dell'India, a un forte aumento dei prezzi delle derrate alimentari a livello mondiale. Perché? Perché c'erano qualche miliardo in più di persone che partecipavano al mercato mondiale, quindi c'è una domanda maggiore, mentre, come dire, l'offerta all'inizio dei beni agricoli è abbastanza stabile, quindi i prezzi salgono. E tutti ci lamentavamo dell'inflazione. Ora, il problema non era che noi pagavamo di più i beni agricoli, il punto è che quando salgono i prezzi dei beni agricoli, chi è povero muore di fame. Cioè il problema non è se qui, come dire, invece di spendere il 5% del reddito in beni alimentari, perché poi di questo parliamo, perché quando uno va a vedere il bilancio familiare, cioè non è che noi spendiamo tanto per mangiare rispetto al reddito complessivo, la quota è bassa. Quanto c'è stata, però noi in Europa non abbiamo avuto un dibattito sul fatto che l'aumento delle rate, dei costi delle rate alimentari provocava un sacco di morti di fame in Africa. Questo è un elemento marginale, inesistente nel nostro dibattito. Troppo ricco. Ora, detto questo, giusto per scuotere un pochettino le nostre coscienze, andiamo però anche del buono. Cioè, su altri problemi, che ci bloccano più da vicino perché toccano tutti in maniera, eccetera, riusciamo ad avere ancora un moto di orgoglio.
tipo sistemi ambientali, come l'Unione Europea, no? Con il 20-20-20, prende la leadership, segna la via e così via. Sfortunatamente, non avendo un governo politico, può prendere la via in maniera unilaterale, cioè dice io farò così e tutti gli altri, bravo, divertiti, che così ti becchi tutte le legnate sul piano economico, perché se tu lo fai e gli altri no, hai dei costi aggiuntivi per cui perdi competitività, ma e se non ti doti degli strumenti politici per far valere la tua posizione nelle sedi internazionali, ti sei salvato la coscienza e prendi le mazzate. E questo è quello che noi facciamo, cioè là dove ci proviamo, cioè abbiamo un'opinione pubblica sensibile, in assenza di un governo economico e politico, cioè ci salviamo l'anima, ma senza produrre risultati oggettivi, perché come dire, se la politica ambientale fa solo l'Unione Europea, ma la Cina, l'India e gli Stati Uniti no, voi capite bene che il risultato è scarno, a dir poco. Ora, noi abbiamo questo esempio. L'integrazione europea ha prodotto, se volete, una civilizzazione della sovranità. Diventa impensabile la guerra tra Francia e la Germania, tra i paesi che hanno dato vita a questo corpo di istituzioni comuni che sono molto forti da un lato e estremamente fragili dall'altro. Ci ricorda il fatto che a livello di integrazione tedesca tutti sono spaventati a dire poco. Perché finché non ti doti di un governo comune, la costruzione è fragile. Noi ci nascondiamo a volte nelle parole. Il lessico, il linguaggio ha questa cosa meravigliosa, che una parola ti indica qualche cosa e te ne nasconde degli altri. Nel linguaggio corrente, unità vuol dire essere tutti assieme. In realtà unità non vuol dire essere tutti assieme. Quando si parla dell'unità europea, ad esempio, quando si raggiunge il compromesso più al ribasso possibile dopo tre notti di trattative insonni e fanno un accordo che non cambia nulla, che lascia problemi immutati, dice abbiamo salvato l'unità europea. Avete salvato l'unità europea? Non avete neanche salvato la faccia. Cioè, unità vuol dire dotarsi di regole per decidere e agire in comune. Non decidere nulla perché non ci siamo dotati di... Com'è? Sulla crisi, la crisi, il primo vertice europeo straordinario convocato da Sarkozy, ha prodotto uno straordinario esempio di unità europea. Cioè, ogni governo si è impegnato a informare gli altri delle iniziative che prenderà. Ci prendiamo per il naso, cioè, posso leggere anche dai giornali quello che farà l'altro governo. Questo è tutto il massimo di unità europea. Però, ragazzi, il commento è stato, c'erano delle opposizioni a prendere delle posizioni serie, cioè a fare delle politiche comuni, ma così abbiamo salvato l'Unione Europea, perché all'unanimità abbiamo deciso di informarci reciprocamente. Che risultato straordinario. Questi, insomma, unità è decidere e agire insieme. Quando uno parla dell'unità degli stati, appunto la Germania o l'Italia, non è che erano uniti perché si informavano reciprocamente, sono stati uniti quando sono dotati di un governo comune. L'Europa sarà unita quando avrà un governo comune, non quando questi pensano di aver salvato l'Unione Europea perché hanno fatto un accordo all'unanimità in cui non decidevano niente perché uno era al contrario. Però questo è il lessico. È come oggi che si discute di politica economica comune, di politica estera comune, eccetera. La storia ci ha mostrato due parole bellissime, comune e unica. Cioè quando vogliamo fare le cose per finta le facciamo comuni e quando le vogliamo fare bene le facciamo unica. Noi nel 1956 abbiamo fatto il mercato comune, dopodiché ci siamo accorti che l'abbiamo fatto nel 1992 quando abbiamo fatto il mercato unico. Avevamo fatto all'inizio l'ECU, no? Lo European Currency Union, che doveva essere un pochettino la nostra moneta comune, e poi ci siamo accorti che abbiamo fatto qualcosa che aveva fatto la moneta unica. Perché la comune cos'è? È qualcosa che si aggiunge a quel che c'è. E come adesso bisogna fare la politica estera comune, faremo il ministro degli esteri, quindi oltre ai 27 ministri degli esteri nazionali avremo il ministro degli esteri europeo, che non abbiamo avuto neanche il coraggio di chiamarlo così incidentalmente perché le parole non sono mia, ce la devono, quindi alto rappresentante e vai, la foglia di fico, perché ci vergogniamo molto del nostro ruolo nel mondo e allora abbiamo creato questa foglia di fico. Però siccome è piccolina, cioè ha anche pochi poteri, se la chiamo ministro degli esteri, rischiamo che sembrava una foglia grande e poi qualcuno pensava che sotto c'era anche qualche cosa, invece non c'è nulla, quindi giustamente c'è anche l'altra rappresentante. Ora, se il giorno che decidono di giocare un ruolo, poi benissimo, perché l'Eurobarometro dice che il 70% dei cittadini europei vorrebbero che l'Europa abbia una voce sola nel mondo. Tanto è bello perché la voce è sola nel mondo. È indicativo che la gente ne capisce di più, se non dice che una ne voglio, sola, non un sola, cioè voglio una, quella, non ne voglio altre.
a per fare, bisogna fare la politica estera, dico, unica, non comune, niente comune, non vogliamo nulla, unica. Allora, ormai siamo arrivati a questo, cioè noi ci siamo dotati di tutto quello che potevamo fare. Ora abbiamo appena ratificato il meraviglioso Trattato di Lisbona, che fa fare straordinari passi in avanti, poi uno legge il trattato, sono straordinari passi in avanti, sicuramente c'è qualcuno, aumenta il voto a maggioranza qualificata, il codice del Parlamento europeo, però tutte le cose fondamentali su cui la gente chiedeva risposta, non c'è. Cioè, in fondo, che cos'è che abbiamo fatto? Uno va a vedere l'integrazione europea, dice, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo fatto il mercato unico, abbiamo fatto la moneta unica, la libera circolazione delle persone, superanza del diritto comunitario, eccetera, eccetera, l'elezione del Parlamento europeo, la banca centrale. Cosa fa Lisbona? Dice, quando uno guarda un trattato, dice, cos'è la cosa nuova? Cos'è che hai fatto? Che prima non c'era? Tu guardi Lisbona e non c'è. Cioè, ci sono dei miglioramenti importanti anche sulla politica estera e sicurezza, ad esempio il fatto che se il ministro degli esteri, l'alto rappresentante, fa una proposta, si può decidere a maggioranza, per me è riuscire a convincere a fare una proposta, perché noi sappiamo, hanno rimesso Barroso perché la commissione si è distinta negli ultimi 5 anni per non fare proposte legislative, solo libri bianchi e libri verdi, il più grande think tank d'Europa. Sono dei contribuenti, pochi per carità, perché piace l'Unione Europea, talmente ridicolo che sono pochi, appunto, è quasi come gli aiuti allo sviluppo, perché il titolo di bilancio dell'Unione Europea è l'1% del PIL, cioè come che siamo lì. Ora, quindi pochi soldi, però per fare un grande think tank che pubblica straordinari libri bianchi e libri verdi, cioè studi accuratissimi su varie problematiche su quali politiche dovrò fare, però ecco, tu dovresti fare le proposte legislative su cui si può esprimere la maggioranza, non le faccio perché ci sono dei governi non sono d'accordo, perché farsi dei nemici. Allora è chiaro che se tu rimetti Barroso, le probabilità che l'altro rappresentante faccia una bella proposta di politica estera coraggiosa, che possa passare a maggioranza qualificata mettendo all'angolo la che so l'Inghilterra, altri, sono meno 15, e quindi questo però uno dice, ma questa non è volontà politica, nel trattato però c'è, ed è vero, questo è uno dei passi avanti, però rimane nel discorso del passo avanti dentro al comune, non dentro l'unico, cioè fai dei passi avanti in cui provi a vedere se puoi fare qualche cosa, ti scorni e vedrai che non puoi fare niente, e a quel punto dovrai passare a farlo unico, come la moneta, che finché era comune non c'era, e quando l'hai fatta unica c'era davvero. Ora, quindi questo è l'elemento, e abbiamo questo percorso, ci abbiamo messo 60 anni, ormai sono quasi 60 anni di integrazione europea, abbiamo fatto tante cose, abbiamo un modello di integrazione pacifica, di unificazione pacifica, che non è compiuto, e finché non è compiuto vuol dire non diventa un modello per gli altri, se non in forma embrionale, cioè ci sono riferimenti all'Unione Europea, tutte le integrazioni in Mercosur, l'ASEAN e compagnia, però è chiaro che finché non riesci a esprimere sul piano internazionale il modello rimane vago e rimane incompleto. E noi abbiamo quindi una situazione curiosa. Da un lato l'Unione Europea è la prima potenza economica del mondo, più grande centro di risparmio del mondo, cioè siamo insieme alla Cina, noi siamo dei soldi ogni aspetto di fronte alla crisi, ma non lo facciamo, perché non ci dotiamo degli elementi istituzionali, e viviamo vinti nella nostra cultura. Quindi un grande storico inglese dice, gli europei, almeno dal 1918, che sanno qual è il loro problema e qual è la loro soluzione. Il problema è che sono divisi e la soluzione è che si devono unire. È molto semplice. Cioè, il problema è che sono vittime della loro cultura. Questi, la modernità l'hanno centrata sull'idea della sovranità e dello Stato, uno indivisibile, e finché non si liberano di questo, non riescono a unirsi. È come Atene e Sparta, e le città greche, quando vengono fuori l'impero macedone e poi quello romano, per vivere dovevano unirsi, ma siccome la loro idea era che il luogo naturale della politica era la polis, non si univano. Finché questi non si liberano di questa assurda idea per cui l'uomo naturale della politica è lo Stato nazionale, che è questa creatura che ha 150 anni di storia, nel 48, cioè ha 150 anni di storia, che cosa di naturale potrà avere come luogo della politica, questa roba qui? Questo è un contingente della storia che vi sta per di più portando alla rovina. Ecco, noi siamo in questa situazione qui. E spetta a noi darci una mossa per cambiare questa situazione. Ci abbiamo messo 30 anni per fare l'euro, che non sono pochi, perché no, il grande dibattito sulla moneta unica nasce con l'inconvertibilità del dollaro, quindi nel 68 prima e nel 71 in maniera definitiva poi. Nel senso,
Dal 45 in poi tutto il sistema monetario si reggeva sul fatto che il dollaro era convertibile in oro. Se tu andavi negli Stati Uniti alla banca centrale americana, dai un dollaro, un'oncia d'oro, andavi 35 dollari. Quindi questa cosa voleva dire? Che gli Stati Uniti non potevano stampare dollari quanti ne pareva, ma in proporzione alla loro riserva auree. Questo faceva sì che il dollaro poteva essere accettato come moneta di riserva di scambio in tutto il mondo, avendo una base di valore valida. Nel momento in cui questi smettono, perché non hanno bisogno di stampare più dollari di quelle che sono le loro riserve auree, nel 68 limitano la convertibilità solo alle banche centrali, nel 71 la eliminano del tutto. A quel punto che succede? Che tutto il commercio del mondo e le monete di riserva è il dollaro, quindi c'è una domanda mondiale di dollari molto alta e gli americani possono stampare tutti i dollari che vogliono, perché c'è una domanda mondiale di dollari altissima e loro possono aumentare l'offerta, no? Come dire, di fronte a questa base di tutti, qui ci sono le economia politica, ricordo a tutti, domanda e offerta, molto semplice, nel momento in cui c'è una domanda molto forte puoi aumentare l'offerta senza che scenda il prezzo, cioè senza che scenda il valore della moneta sul mercato internazionale. Cosa è successo? Che da allora in cui gli americani sono diventati come remita, tutto quello che tocco diventa oro, posso stampare dollari quanto gli pare. Se l'Italia stampava più di 1000, avevamo inflazione e svalutazione della lira. Molto semplice. E loro no. Questa cosa qui ha permesso, da un lato, agli americani di comprare a credito, di smettere punto. Il bilancio americano è in dissesto, quello pubblico, quello privato, oppure per questa ragione qui, prima non era così. Perché se tu puoi stampare dollari quanto te ne pare, perché devo risparmiare per fare investimenti? Basta stampo più dollari, scusate, è molto semplice. Questa cosa qui ha prodotto dei piccoli effetti collaterali. Il primo è stato la crisi petrolifera, perché ci hanno messo 2 anni gli arabi a capire il meccanismo, ma ragazzi, ma se questi possono stampare dollari quanto te ne pare, allora io posso aumentare 10 volte il prezzo del petrolio e questi stampano più dollari per pagarmi. Perché prima, se gli arabi prima del 71 avessero aumentato di 10 volte il prezzo del petrolio, semplicemente nessuno da comprarlo, perché gli americani non potevano stampare più dollari, no? E quindi sarebbe stata, come dire, un tracollo economico, tutti avrebbero dovuto stringere una della ciglia, però ci sarebbe stata anche una netta riduzione, no, del consumo di petrolio. Nel 73, cioè, ragazzi, ma là, se noi aumentiamo 10 volte il prezzo del petrolio, cosa succede? Agli Stati Uniti ne frega nulla. Stampo più dollari e ci pagano il petrolio. Quindi non abbiamo conseguenze geopolitiche significative. Chi è che ha il problema? Gli europei, i giapponesi, gli australiani verso il mondo occidentale, perché quelli non possono stampare più lire, più franchi, eccetera. Quelli devono prima comprare i dollari, perché loro si riescono a pagare il dollaro, il petrolio mica è stupido, no? A quel punto, quindi, noi cosa è successo? Che noi ci siamo beccati l'ammazzata economica della crisi dello shock petrolifero. E quando si parla che c'è in Europa c'è la disoccupazione più alta che in America perché il mercato del lavoro ha più vincoli, è una clamorosa falso storico. Noi avevamo la stessa disoccupazione strutturale degli americani fino al 73, poi c'è lo shock petrolifero e noi dobbiamo stringere la cinghia e loro no. E questo è incidentalmente anche il motivo per cui da noi cosa facciamo? Cerchiamo di ridurre il consumo del petrolio aumentando le tasse sulla benzina. E in America non lo fanno. A tutt'oggi il prezzo della benzina in America è metà di quello che paghiamo noi. Perché loro lo shock petrolifero non ci hanno avuto. Hanno solamente risolto stampando più dollari. Sì. E quindi cosa fanno? C'è questa cosa qui. Ora, da quel momento in poi, dal 73 in poi, noi abbiamo la disoccupazione strutturale più alta degli americani. E il mercato del lavoro non c'entra nulla. Tanto che cosa succede? Quando facciamo la moneta unica, che ci ha messo al riparo clamorosamente, con la moneta unica cosa succede? Noi abbiamo avuto un secondo shock petrolifero di cui nessuno parla, perché dopo la nascita dell'euro, cosa è successo? Il petrolio è passato da 18 dollari al barile fino a 120 in 2 anni. Quindi in 2 anni abbiamo avuto uno shock petrolifero che era quello del 73. Però il prezzo della benzina alla pompa è passato da 0,90 a 1,50 euro. Quindi non è passato da 0,90 a 9 euro come avrebbe dovuto passare. Perché? Perché noi avevamo l'euro che si apprezzava sul dollaro e così ci salvava. Se avessimo avuto la livetta accidentalmente, che storicamente ogni volta che c'è una crisi non solo petrolifera, che mi ha svalutata anche dopo il 73, ma quando c'è una crisi come quella in Iraq, cioè militare, la lira cosa succede? Svalutava sempre. Sarebbe stato fantastico, noi avremmo avuto il petrolio che saliva 10 volte e la lira che svalutava del 30%. Cioè, avremmo avuto la benzina a 35.000 di litro, fantastico. Cioè, avremmo fatto bancarotta come Stato italiano. Quindi quando si dice, ma l'euro ha portato inflazione,
l'euro ha portato inflazione, ma l'euro, senza l'euro noi oggi eravamo tutti in mutande, ma nel senso vero del termine, cioè come l'Argentina avremmo fatto default sul debito pubblico. E in questi 10 anni di euro, l'Europa ha prodotto 3 milioni di posti di lavoro più degli americani. Cioè il mercato del lavoro così poco flessibile europeo, per cui tutti gli anni 90 dicevano il problema europeo è che c'avete il mercato del lavoro poco flessibile, ma te che appena abbiamo fatto l'euro abbiamo prodotto 3 milioni di posti di lavoro più del mercato americano. Allora forse il problema era un altro. Sfortunatamente ci abbiamo messo dal 71 al 99 per fare la moneta unica, perché non tutti avevano capito che appunto fare l'Europa dipende anche da te, e ciascuno ha preferito seguire rispetto alla cospettiva, eccetera, la via nazionale. Ci siamo beccati 28 anni di disoccupazione strutturale ben più alta di quella che avremmo avuto se avessimo fatto l'euro negli anni 70, e oggi ci troviamo in una situazione analoga. Abbiamo una grave crisi economica, l'euro ci sta funzionando da scudo, però la vita non può giocare solo in difesa. Cioè abbiamo lo scudo e va bene, grazie che l'abbiamo fatto, grazie al Cotto del Muro, grazie all'occupazione tedesca, grazie a Kohl, a Mitterrand, Delors e compagnia bella, però o ci dotiamo di un governo europeo per fare le politiche economiche, per contare qualcosa nel mondo, eccetera eccetera, riformare le regole e compagnia, e allora ci salviamo, se no lo scudo pure prendere bastonate, che un po' una crepa si crea e non ti ripara più. Quindi benissimo, abbiamo lo scudo, speriamo che duri a lungo così, però nel frattempo dotiamoci anche del resto dell'armamentario che ci serve. E in questo senso Lisbona è, come dire, un tipico passo in avanti del tutto sufficiente, del tipo europeismo classico, che cioè, ogni passo avanti va bene purché non porti alla federazione europea, no? Cioè asintotico rispetto all'obiettivo della federazione. No? Il problema è sul tappeto. Beh, o ci dotiamo di un governo federale europeo che incidentalmente ha anche un'apparenza di democrazia fondamentale, perché cosa succede oggi, no? Che oggi ne abbiamo che là dove c'è la democrazia non c'è il potere di compiere delle scelte. Noi leggiamo dei governi che non sono sovrani di niente, perché politica estera e sicurezza non contano nulla. In politica economica, essendoci una moneta unica, un mercato unico, le politiche che fanno ciascuna diversa hanno solo la funzione di neutralizzarsi a vicenda, per cui questi in realtà non contano nulla sui grandi problemi. Però noi quindi li eleggiamo a livello europeo, dove se ci dotassimo di un governo potremmo decidere delle cose, non abbiamo il governo, non abbiamo la democrazia. Eleggiamo il Parlamento europeo sapendo già che Barroso sarà presidente della Commissione europea. Cioè, è scandaloso, è come se in Italia le elezioni politiche sa prima chi è il presidente del Consiglio. E questa cosa qui, anche qui, non è una sorta di destino fatto ineluttabile, dipende dai trattati, no, questo dipende puramente dalle forze politiche. Perché bastava che i socialisti presentassero un candidato alla presidenza della Commissione in campagna elettorale e i popolari avrebbero dovuto presentare qualcuno diverso da Barroso. Perché come l'Ames, Lamassoure aveva detto quando hanno chiesto sarà Barroso il candidato del PPA alle elezioni? E allora ha risposto, beh, vediamo cosa fanno i socialisti, perché giustamente i popolari pensano di vincere le elezioni, però dice, se i socialisti prendono una candidatura forte, mica possiamo metterci Barroso che ha fatto 5 anni e non ha fatto nulla, no? Giustamente, persona seria, però siccome i socialisti pensano di perdere le elezioni non hanno avuto nemmeno il coraggio di presentare un candidato, quando si parla di validità in politica, credo che il Partito Socialista Europeo dell'ultimo anno possa dare lezioni a chiunque, il popolare non può appunto dire benissimo, allora noi chiediamo la conferma di Barroso, va bene a tutti, non avendo fatto nulla, non ha scontentato nessuno, chi meglio di lui per salvare l'unità nel senso intergovernativo va bene a tutti, vorrei vedere, non ha fatto niente. E quindi questa è un po' la nostra triste situazione. Quindi il messaggio che con questa mia lunga conversazione la sintesi nel mio forte, perché la lanciata è questa: crollo del muro di Berlino, abbiamo visto che la storia può cambiare, che quello che le persone fanno, vogliono, agiscono, si mobilitano contro la storia. Oggi abbiamo un'altra crisi meno drammatica ma altrettanto grave e strutturale, per le ragioni che ha indicato bene Gino sul problema dell'economia americana, delle sue conseguenze, i vari scandali che metteva in luce. Sta a noi fare qualche cosa, e questo credo che sia la cosa più importante per gli europei oggi, decidere che vogliono prendere in mano la loro responsabilità, cioè non si può essere la prima potenza economica del mondo, il primo centro di risparmio del mondo, però dire, vabbè, dei problemi occupare tu, Barack, perché questo è quello che facciamo. G20, il primo G20, bellissimo, perché il nostro grande Presidente del Consiglio, ricordi, dice, certo che ho parlato con Barack, quando lui ci ha detto la crisi l'avete provocata voi e voi ci dovete tirare fuori, quando si tratta di assunzione di responsabilità.
Sfortunatamente Berlusconi non è, come dire, c'è questo perché Berlusconi, no, perché tutti gli europei, la classe politica e i cittadini europei stanno facendo questa cosa qui. Tutti guardavano che vincesse Obama e nessuno dice ma cosa posso fare io per la crisi. A me piace chiudere qui perché la cosa che io stimo di più della gioventù federalista europea è che in fondo essere un membro della gioventù federalista vuol dire provare a fare qualche cosa per cambiare questa situazione. Prendere quel poco di responsabilità che si può avere come individuo nei propri mani e fare della contraddizione tra i fatti e i valori una questione personale. Sono domande? Anche critiche, alla luce di queste eventi, ovviamente la celebrazione del ventennale della caduta del muro di Berlino, grandi celebrazioni oggi, in Germania, Berlino in particolare, siccome lei ha parlato di un'unificazione politica reale dell'Unione Europea, che effettivamente manca e che molti si ha mai compreso, auspica. Ma si può però superare appunto il nodo dello Stato nazionale, che fa sempre comunque parte del nostro patrimonio storico e culturale, nostro, io intendo nostro come Stato italiano, francese, come Stato francese, tedesco, come appunto questo tedesco. Nel senso che è naturale che noi come europei abbiamo delle origini in comune, però abbiamo anche delle particolarità che nei momenti anche di crisi possono essere e sono tuttora da ostacolo a un'unificazione politica vera e propria e che devono essere superate in un'Europa appunto unita politicamente, cioè un'Europa unita politicamente che conviva però con le particolarità nazionali che chiaramente non possono scomparire da un giorno all'altro e non devono scomparire. Io volevo sapere qual è la sua idea, cioè insomma, relativamente a questo punto. Mi chiedo la parola. Facciamo. Sì, sì, certo. No, di domande. Ah, qualcun altro altrimenti? Sì? Sì, io sono sulla sua linea, no? E aggiungo che comunque andando a continuare sul discorso storico, della continuità storica, del processo di agglomerazione degli stati, quindi anche quelli europei, io ho ripensato un secondo alla storia del sistema degli stati italiani, alla Lega, quindi alla politica dell'equilibrio di Lorenzo il Magnifico, e poi alla Lega ellenica greca, no? Comunque i greci uniti come gli stati italiani contro un comune nemico, però tutte queste leghe sono poi fallite quando all'interno ha prevalso la volontà egemonica di un singolo Stato, oppure quando l'interesse individuale ha surclassato praticamente quello della Lega stessa. E quindi l'equilibrio all'interno della Lega viene a cadere. E cade la Lega con esso, nel tentativo egemonico e, come diceva questo ragazzo, praticamente del concetto nazionale praticamente che ritorna fuori. Quindi io pensavo, il rischio del motore all'interno dello Stato-Nazione stesso, che comunque sì, si può dire oggi che lo Stato-Nazione è in crisi, ma il motore individuale dello Stato-Nazione in Europa è forte, è molto forte. E quando si va a fermare una politica di difesa, una politica di economia unica, per esempio, prendendo a modello, che ne so, gli Stati Uniti d'America, occorre ricordare che gli Stati Uniti d'America, sì, si sono riuniti in una lega, in una confederazione di stati, ma questa confederazione di stati ha retto fino a un certo punto. Poi c'è stata una guerra civile, dove ha prevalso una parte, e quindi è l'egemonia di una parte che è riuscita a conquistare il resto e lo ha governato. E che cosa succede? Io mi chiedo questo. Se si giunge a un'Unione Europea, a un concetto di comune difesa, di economie condivise, in modo tale che gli interessi all'interno dell'Unione Europea siano comuni e quindi si preveda il bene comune sul bene individuale dello Stato-Nazione, cosa dipende la Lega e l'Unione Europea stessa da prevalere
al suo interno di un tentativo egemonico. Io dico, Francia e Germania possono mantenere interessi comuni? Sì, nella misura in cui può far comodo a entrambe. Ma cosa succede quando si giunge a un momento di scontro? Cioè, cosa dice, cosa difende per esempio l'Italia dall'unirsi a Francia e Germania e invece di mantenersi su un piano di parità di subirne per esempio, che ne so, una dominazione economica, una dominazione, non dico politica, però se non altro, e sono questi i timori di un paese, di uno Stato-nazione. Cioè, l'incapacità di mantenersi comunque, cioè, di dare i propri poteri a un'entità superiore che potrebbe dominarlo più che cooptarlo al potere. È questo. C'è qualcun altro? Sì? Prima i ragazzi dietro, poi... Abbiamo parlato di Federazione Europea, però io penso che per arrivare a una Federazione Europea ci sia bisogno di una cittadinanza europea. Cittadinanza europea che adesso c'è perché c'è scritta appunto nel Trattato di Maastricht e nel Trattato di Lisbona, però non c'è una vera e propria cittadinanza attiva europea, perché c'è una cittadinanza europea che prevede soltanto una serie di diritti, ma non c'è una vera e propria cittadinanza attiva, perché secondo me mancano degli elementi come elementi di identità e di appartenenza. Ecco, questi giorni ho avuto modo di leggere appunto il manifesto di Ventotene. Secondo me Spinelli e Rossi rappresentano per esempio dei cittadini europei, anche se nel manifesto di Ventotene non si parla di vera e propria cittadinanza, perché appunto facevano delle proposte innovative, delle proposte appunto che riguardavano il futuro dell'Europa. E io volevo appunto chiedere come si può oggi stimolare la cittadinanza attiva europea, quindi con quali iniziative, oppure anche a livello istituzionale, cosa possono fare le istituzioni europee per far sì che ci sia un'Europa dei cittadini, perché in questo momento un'Europa dei cittadini secondo me non c'è, perché l'unico momento in cui i cittadini europei vengono consultati nel momento delle elezioni europee, se si guardano appunto i dati, le percentuali di voto sono bassine. E anzi, direi che si sono mobilitati i cittadini europei più contro l'Europa che a favore, perché quando ci fu da votare per la Costituzione andarono a massa a votare contro, sia in Francia sia in Olanda. E quindi la mia domanda è appunto cosa si può fare in questo senso. Io molto brevemente, cos'è che impedisce al momento questo processo di integrazione o comunque di maggior unità di governo comune? Visto che, come diceva lei prima, c'è comunque nei cittadini dell'intera Europa una forte volontà di avere questo governo comunque unico, una volontà comune. No, sto a sedere, però siccome sono stato chiamato in causa da Gino mentre parlavo due o tre volte, sennò mi ha detto non intervenire, sarò brevissimissimo. E si è detto, no, che la caduta del muro è stato un evento significativo perché ha fatto finire un mondo, il mondo della strutturazione delle relazioni internazionali fra due blocchi, e che quindi la caduta del muro assomiglia molto alla crisi di oggi, perché cambia, ci fa entrare in un altro mondo, fa cambiare il mondo. Perché? Perché per la prima volta forse nella storia dell'uomo più dinamiche, complesse si interseccano. Quindi c'è la crisi dell'egemonia americana, l'hanno già detto i relatori, ma oltre a questo c'è anche la crisi ecologica, cioè nella prima volta della storia tutta l'umanità come attore unico che deve mettersi di buzzo buono, si dice, a risolvere un problema fondamentale che è la sopravvivenza stessa del genere umano sul pianeta. E oltre a questo c'è anche la crisi economica. La crisi economica, in modo di vedere, ha due... Il problema della crisi economica ha due corne, la dimensione macro e la dimensione micro. La dimensione macro, è già stata detta, è quella degli squilibri globali, dei global imbalances, si dice, no, in inglese, nel senso che appunto il grande debito degli Stati Uniti è finanziato dal surplus della Cina, e normalmente si dice che il capo della banca centrale, il governatore della banca centrale cinese per forza deve chiedere la riforma delle istituzioni internazionali, perché se tiene i dollari gli tagliano la testa sul piazza Tiananmen, perché una volta che si svaluta il dollaro perde la ricchezza la Cina. Ma
lo stesso gli taglia la testa sul piazza della Messa e non li tiene, perché a quel punto non terrebbe gli Stati Uniti fra le proprie grinfie, no? Quindi il problema degli squilibri globali tra chi si indebita tantissimo, quindi gli Stati Uniti, e chi è a credito, è un problema fondamentale. L'altro problema però è micro, ed è quello delle aspettative, cioè si parla di crisi da decenni e il problema è che non c'è più una prospettiva delle generazioni giovani, insomma giovani generazioni, rispetto a un miglioramento della condizione di vita. Probabilmente la nostra è la prima generazione che starà peggio dei propri genitori, quindi l'idea del progresso infinito e continuo va un po' a scemare. Quindi il problema e la soluzione, come invertire le aspettative dei singoli cittadini, delle comunità, delle collettività rispetto a questa crisi? Beh, sicuramente non con i singoli programmi nazionali, non con le singole appunto proposte di ammortizzatori sociali, eccetera. Sono i grandi progetti, sono gli effetti di annuncio che invertono le aspettative. Ed è per questo che probabilmente il progetto dell'Europa Unita è un modo per sfuggire a questa crisi, perché dà nuovo slancio, dà nuove idee, dà nuova linfa vitale a un impegno per risolvere questa crisi. Le basse percentuali delle elezioni europee, a mia opinione, potrebbero legarsi a quello che veniva detto prima, cioè del fatto che le istituzioni europee contano fino a un certo punto, ma hanno pochissimi poteri dall'altro, cioè anche le democrazie nazionali poi vogliono mantenere il loro potere in politica estera e in molti campi. Ecco, secondo me il fatto che in molti paesi europei si abbia poche persone vanno a votare le elezioni europee è anche dato dal fatto che la gente forse inizia a sentirsi presa in giro da questa Unione Europea che è unita, però poi non conta veramente qualcosa. Forse si ha la sensazione di andare a votare non veramente, alla fine si votano parlamentari europei che nei fatti non hanno grandissimi poteri. Quando comunque le cose sono decise dalla Commissione europea, che sono membri nominati dagli Stati nazionali, e dai consigli dei ministri europei, la democrazia europea non è veramente rappresentativa, ecco, in questo senso. Chi vuole dire? Lascio a te la responsabilità di rispondere su questioni grosse, che sono poi cos'è il federalismo, la differenza tra una lega e una federale, esatto, eccetera, che vanno chiarite. Mi attaccherei soltanto a una cosa che ha detto Simone, per accentuare un aspetto delle cose che vi ho detto e che mi pare particolarmente importante. Voglio dire, noi siamo di fronte alla crisi della democrazia del mondo. E nel mondo globalizzato, se non c'è un minimo di partecipazione da parte di tutti gli attori, i depositari della sovranità, cioè i cittadini nel mondo, non si va da nessuna parte, non si va da nessuna parte. C'è la crisi della democrazia in America nella maniera più mastodontica. Tutti aspettavamo Obama, ma di fatto che il presidente degli Stati Uniti si occupa degli interessi degli americani, non degli interessi degli europei, il suo pubblico è questo. Ma insomma, l'America è quella che appunto ha offerto questi spettacoli. Noi ci dimentichiamo, con il Tommaso e Arthur Andersen. Io ho conosciuto Bersani, che aveva fatto l'Arthur Andersen in Italia, mi diceva apertamente che loro si sentivano delle bestie, sapevano tutto delle singole società e dicevano la verità, perché si sentivano delle bestie del sistema economico americano, per esempio. Questa gente qui, ha avallato bilanci truccati come quelli di Enron, che hanno portato milioni di persone che avevano affidato i soldi ai fondi di investimento, bruciati, non c'erano più. Cioè, banditismo allo stato puro. Ora, se anche Anderson fa questo, vi meravigliate che in Italia si faccia una legge per depenalizzare il falso in bilancio? Che è un reato cristiano oggi. Falso in bilancio vuol dire appunto fregare milioni di persone che affidano i loro soldi ai fondi di investimento per garantirsi un determinato futuro. È una cosa incredibile, una cosa incredibile. Vi meravigliate di fronte a Madoff che ha truffato milioni di persone portando la cura sull'astrico, che ci siano la decadenza morale di un paese
in cui appunto si contrabbanda una scopata con la nomina a diventare possibile deputato al Parlamento europeo. Sono cose ormai ci siamo abituati a tutto, non reagiamo più, ma sono testimonianze di una crisi della democrazia profonda e grave. Berlusconi non ha il fondamento del potere di Berlusconi, dove sta? Nel banditismo che ha esportato nel mondo gli Stati Uniti d'America. Lo dice uno che ha avuto il mito americano, per uno che è uscito dalla prima guerra mondiale, nella seconda dopoguerra, l'America era il mito. Noi vivevamo del mito di Hemingway, di Tennessee Williams, di tutte queste cose, del jazz, uscivamo dal fascismo. L'America era il mondo nuovo, era la libertà, era la nuova frontiera, eccetera. È finito tutto. È finito. E io ho studiato, la mia tesi di laurea è stata sul diritto americano, che è una cosa perdiosa, il due process of law, il quinto emendamento della Costituzione americana, una cosa perdiosa. Quando appunto se, scusate, quel film Sacco e Vanzetti, che è stato presentato con l'intento chiaramente provocatorio nei confronti degli Stati Uniti d'America. Guardate questi maiali che hanno ucciso un sacco di anarchici che poi erano innocenti, eccetera. Per conto mio era un monumento grandioso eretto in nome della grandezza del diritto americano. Perché Sacco e Vanzetti sono stati ammazzati dopo un processo che è durato 2 anni, che ha coinvolto tutta la popolazione americana, eccetera, eccetera. Mentre in Europa Matteotti veniva ammazzato così, senza nessun processo, e Gobetti veniva ammazzato così, senza nessun processo, e poi abbiamo avuto i campi di sterminio. Quindi io ci avevo il mito della America, questa America non c'è più, è un America che fa pena, è l'America di Guantanamo. C'è la speranza che Obama possa progressivamente correggere, ma ha diffuso il mercatismo, il darwinismo sociale. Tutte queste malattie che vengono dall'America di Reagan, che poi è stata l'America del secondo Bush, molto peggio del padre, della guerra dell'Iraq, per il clima, la vita di cultura di Berlusconi, è questo mondo qui. Berlusconi è il caso più macroscopico di una crisi della democrazia che c'è in Europa. La persona che mi fa più seria in Europa è Sarkozy, che ha fatto il discorso a Verdun, ha fatto il discorso con Emilio Zanin, a fine di giugno al congresso a Versailles, dicendo che bisogna cambiare la Francia, ma bisogna cambiare l'Europa e tornare all'ispirazione dei padri fondatori. Questo stesso Sarkozy, che a Verdun ha detto, chiudiamo, once and forever, questa vicenda terribile della storia europea, e possiamo cambiare davvero facendo la federazione europea. Parla così o non così? Nello stesso tempo che cosa fa? Si occupa del figlio, di sistemare il figlio nella baglia di Parigi. Queste sono cose sconvolgenti. Dappertutto è così. Perché? Perché o la politica ha delle grandi idealità, oppure diventa che cosa? La lotta per il potere e basta. La politica è sempre lotta. Però tu puoi lottare per il potere per realizzare grandi obiettivi. Se non ci sono grandi obiettivi, per essere soltanto una lotta per il potere con tutta la barbarie connessa con la lotta per il potere, vinci il potere in ogni modo, con ogni mezzo, utilizzando tutti gli strumenti, cioè l'imbarbarimento. Il mondo va verso l'imbarbarimento. E qui c'è la responsabilità morale rispetto a ciascuno di noi. La partita non è avere un po' più di soldi, per l'amor del cielo, ha ragione Roberto, noi siamo una Svizzera ipertrofica, questo è il dato di fatto, in un mondo in cui la gente muore ancora di fame, e questo dovremmo vergognarci, il problema non è questo, diventare un po' più ricchi, che i nostri figli spendano un po' meno, non abbiano il carico della crisi e ce l'avranno. Questi sono piccoli problemi. Il problema è che mondo noi diamo a voi e che mondo voi darete ai vostri figli. Questo mondo fa schifo. È un mondo in cui il 20% dell'umanità detiene l'80% delle risorse del mondo.
non può durare, non può durare, siamo seduti sopra una porteriera, prima o poi salta, e giustamente salterà se si avanti così. Cioè bisogna fare quella rivoluzione che Rousseau diceva dover manifestarsi a livello dei singoli stati, cioè il salto dall'individuo al cittadino. L'individuo è quello che appartiene alle Gesellschaft, interessi antagonistici, pensa ai cavoli suoi, eccetera, eccetera. Il cittadino è quello che pensa all'interesse comune, alla volonté generale, il bene di tutti. E che Kant, in termini filosofici, diceva il salto dall'io empirico all'io trascendentale. L'io empirico sono io, il singolo individuo che penso al fatto me stesso, l'io trascendentale so di essere ragione e di appartenere all'umanità. Ecco, questa rivoluzione dove può avvenire? Questo è il punto. L'Europa fa schifo, ma fa un po' meno schifo dell'America. E la mia speranza è che l'Europa abbia un soprassalto di orgoglio, di dignità e di ripresa di consapevolezza e si faccia carico non soltanto del proprio destino, ma anche del destino dell'umanità. L'ultimo treno che mi riporta a Pavia, se no non devo dormire su una panca. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie per la partecipazione. Ciao. Dalle elezioni europee che avevamo due prima. Le elezioni europee hanno un basso livello di partecipazione ed è vero, ma questo non è legato al fatto che il Parlamento europeo ha pochi poteri, perché il Parlamento europeo comunque ha tanti poteri. Se voi pensate che l'80% della legislazione in Italia, che è ovviamente un paese ipertrofico dal punto di vista del diritto, è il recepimento di normativa comunitaria, e tutta la normativa comunitaria il Parlamento europeo ha un voto decisivo, voi capite che, come dire, il Parlamento europeo non è senza poteri. Il problema del Parlamento europeo è che non controlla un governo. Cioè, quando voi andate a votare le elezioni politiche, in realtà non ne frega nulla di chi viene eletto col deputato. Volete sapere se al governo ci va la destra o la sinistra. Tanto, vi interessa così poco che la classe politica ha potuto cambiare la legge elettorale mettendovi che non volete decidere minimamente che il deputato faccia una lista chiusa e tanti saluti. E nessuno ha detto che questa è la fine della democrazia. Perché in realtà non ne frega niente a nessuno di chi viene eletto deputato durante le elezioni parlamentari, l'interesse è sapere chi va al governo. Quindi il problema non è il potere del Parlamento europeo, ma il fatto che in democrazia le elezioni servono per eleggere e controllare il governo. E questo è l'elemento che manca, per questo battevo sul fatto del governo. Il Parlamento europeo, dal punto di vista del legislativo, è un Parlamento che funziona, che i poteri ce li hanno, non è che i Parlamenti europei non hanno poteri legislativi, ce li hanno. Il problema è che non c'è un governo responsabile di fronte al Parlamento, cioè che poi non è detto che ci sia, uno potrebbe anche pensare a un sistema presidenziale, in Europa non ha molte chance, non ha molto senso, però nei sistemi presidenziali l'elezione decisiva è quella del Presidente, nei sistemi parlamentari è quella parlamentare che è quella che determina il governo. A livello europeo noi non abbiamo né l'elezione presidenziale né l'elezione parlamentare che determina il governo, di qui la bassa affluenza. Un caso tipico sono i polacchi. I polacchi partecipano pochissime elezioni europee. Nel 2004 i polacchi hanno avuto ad aprile il referendum per entrare o meno nell'Unione e a giugno le elezioni europee. Ad aprile, che decidono su qualcosa, come dire, il voto contava, cioè perché decidevano se vincevano i sì entravano, se vincevano i no stavano fuori, cambiava la vita dei polacchi. Hanno avuto l'affluenza all'80% e massicciamente per il sì. Due mesi dopo, partecipazione bassissima alle elezioni europee. Allora, cos'è? Questi erano europeisti ad aprile ed euroscettici a giugno? No, però i polacchi sono gente intelligente. Avendo appena riconquistato la democrazia, ne capiscono il valore pieno. Vanno a votare quando...